Meglio, benvenuti, bentornati su Florence International Radio. Ma la come io? La notte del mistero. C'è un motivo particolare perché ho fatto questa introduzione. La notte del mistero, ovviamente, si parla sempre del mostro di Firenze con, stavolta, la pista sarda. Abbiamo collegamento Skype, ospiti meravigliosi, e do la parola al buon Lorenzo Mencaccini che ci introduce la puntata e fa partire tutta la discussione. A voi! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti, un saluto agli amici fiorentini, un saluto al Bronzi, un saluto ai Filippini, che speriamo di riabbracciare presto, quindi attendiamo questo semaforo giallo finalmente, chissà quando ma anche arriverà. però basta, non lo dico più perché lo dico tutte le volte, poi non c'è mai il giallo e allora alla fine meglio non dire nulla. Allora, benissimo, la zona oscura, da un'idea di Valerio Scrivo. Che cos'è la zona oscura? Sono praticamente i tre delitti che poi, anche per le sentenze definitive che riguardano le vicende giudiziarie dei compagni di merende, sono rimasti senza un colpevole, quindi tuttora insoluti, delitti del 74, 81, 81 bis, quindi Rabatta, Scandicci e Calenzano. Perché la zona oscura? Perché sono i delitti meno conosciuti, delitti su cui forse negli anni si è parlato di meno, delitti su cui esiste anche meno documentazione, meno verbale. Basta pensare anche al delitto del 74, no? Un delitto che all'epoca le indagini durarono a malapena 3 settimane e poi venne archiviato come insoluto, quindi a tutt'oggi abbiamo dei verbali molto scarni, molto lacunosi, che ancora oggi fanno discutere. La zona oscura perché sono appunto insoluti, non abbiamo tutt'oggi un colpevole, da qualunque punto di vista si possono osservare, e rimangono effettivamente come una zona oscura, perché sul 68 abbiamo molti elementi, molti verbali, molte cose su cui discutere, forse anche troppo. Poi ce ne abbiamo molte da Baccagliano in poi, perché sostanzialmente col delitto di Calenzano ci si rende conto di essere con certezza di fronte a un serial killer, quindi non un semplice assassino, ma uno che compie delitti in serie, con la stessa tipologia di vittime. Dopo Calenzano viene coniato il termine mostro di Firenze da Mario Spezzi, e poi dopo Baccagliano c'è tutta la vicenda della pista sarda, con tutta la successione di indagati, sospettati, arrestati in serie fino al 1986. Però anche per la pista sarda c'è questo buco di questi tre delitti, in cui sostanzialmente rimane un grosso punto interrogativo. C'è una zona oscura anche per quanto riguarda, abbiamo detto, le sentenze definitive, no? Abbiamo nessun colpevole per questi delitti, perché il reo confesso Giancarlo Lotti arriva fino a Baccagliano, poi prima non può testimoniare nulla, no? E ovviamente è una zona oscura anche per il serial killer unico, ma è entrato nelle indagini, teoria di Valerio Scrivo e teoria anche di Filastò, perché sostanzialmente anche qui abbiamo molti elementi per parlare del 68, alcuni elementi per parlare di questo serial killer, ma è entrato nelle indagini, soprattutto mi riferisco a Vicchio, Bardazzi, Rosso del Mugello, però anche qui c'è questo buco che ripara questi tre delitti, spazio temporale che va dal post Signa fino al 1982, delitto di Baccagliano. Quindi è una trilogia. La volta scorsa abbiamo fatto la puntata dal punto di vista dei sostenitori della teoria ufficiale, questa sera lo facciamo dal punto di vista della pista sarda, poi la prossima puntata lo faremo con altri ospiti che analizzeranno la teoria del serial killer mai entrato nelle indagini. Allora, quindi abbiamo un gradito ritorno, che è Giampaolo Zanetti, che mancava un po' dalle trasmissioni del mondo. Buonasera a tutti. Uno di quelli più ferrati, più competenti, no? Io ricordo una bellissima trasmissione col Blasco, che salutiamo, trasmissione che trattava del cittadino amico, della famigerata segnalazione sul Faldone del 68. Abbiamo Cristiano De Micheli, autore di un libro di recente uscita su cui ho indagato un po' e mi sono arrivate delle recensioni positive, molto positive, non perché
De Micheli ha bisogno della nostra pubblicità, però credo che sia giusto anche citare, menzionare i lavori che hanno fatto i nostri ospiti, soprattutto quelli che studiano il caso da molti, molti anni. Quindi, appena avrò tempo, mi procurerò il tuo libro, poi ti darò anche la mia opinione. Buonasera a tutti, scusate la voce, volevo dirlo. Scusate la voce, sono un po' basso di voce. E poi abbiamo un nuovo studioso ricercatore che è Andrea Vinci Nicolè. Dimmi se ho detto bene. Hai detto bene, sono una new entry. Una new entry da Padova, qualcuno di voi lo conoscerà perché è attivo sul gruppo del Mostro di Firenze da un po' di tempo. E negli anni anche lui ha studiato molti casi importanti, tra cui Jack lo Squartatore, mi dicevi, però insomma questa sera parliamo della zona oscura, Mostri di Firenze, la pista sarda. Allora ragazzi, scusate se mi sono un po' dilungato nell'introduzione doverosa, e comincerei con Cristiano. Allora, domanda a bruciapelo, no? Ma secondo te la definizione che abbiamo dato a questa puntata, la zona oscura, è corretta oppure no? È calzante oppure no? Assolutamente sì, perché comunque, a parte che, come appunto dicevi, dal punto di vista documentale è la parte meno su cui abbiamo di meno, comunque specialmente parlando di Rabat, tra l'altro, su cui comunque abbiamo le più gravi lacune, un po' perché insomma sono stati fatti, sono stati collezionati i reperti come sono stati collezionati, sono stati, insomma, quindi sono stati un pochettino dei problemi, anche perché giustamente a priori non si poteva sapere cosa sarebbe diventata questa storia, quindi si dava un pochettino il peso che si dava, erano delitti di provincia, forse passionali, forse via, anche un po' strani, comunque però sicuramente non avevano l'eco, neanche l'attenzione da parte delle forze dell'ordine, che poi hanno avuto probabilmente da Carenzano in avanti, poi vabbè, da Baccagliano è stata proprio l'esplosione totale, direi, del fenomeno. Quindi sì, è sicuramente una zona oscura, aggiungerei anche che è forse la più importante per capire il mostro, ecco, perché comunque chiaramente i primi delitti sono sempre i più indicativi dal punto di vista delle intenzioni della persona, sono quelli forse dove non è ancora, specialmente nel caso di un delitto seriale, non è ancora entrata una certa routine, diciamo, no? E quindi mentre gli ultimi delitti sembrano un pochettino fatti a macchina, diciamo, tra virgolette, e sono anche molto molto sembrano quasi più improvvisati per quanto riguarda la vittimologia. E credo che questi primi delitti, cioè, si dovrebbe studiare bene, si dovrebbe studiare bene dal punto di vista soprattutto vittimologico, perché se ci sono stati dei contatti, dei rapporti tra il mostro e le vittime, è più probabile che sia successo qua che in qualunque altro tipo di che in qualunque altro delitto successivo, secondo me. Allora, a questo punto faccio una domanda a Andrea Vinci. Allora, è chiaro che siamo al 13 settembre del 1974, Rabatta, Borgo San Lorenzo, e vengono uccisi Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. Non viene fatto nessun collegamento con il 1968, viene fatto all'epoca, perché in quel preciso momento sì, a nessuno viene in mente che un delitto avvenuto a Signa 6 anni prima, e le cui vittime sono due persone che insomma sono all'interno di una situazione molto particolare, no? Cioè quella di un presunto probabile delitto passionale, organizzato, fatto, perpetuato poi alla fine all'interno di un gruppo da cui esce fuori un colpevole che è Stefano Mele, con gli ignoti non vengono mai identificati, e quindi nessuno pensa di fare il collegamento con quella situazione lì, invece con due ragazzi che insieme fanno 37 anni, perché 19 anni e 18 anni, quindi la coppia più giovane in assoluto uccisa dal mostro di Firenze, che sono del Mugello, addirittura Pasquale Gentilcore di Pontassieve,
e invece la Stefania Pettini di Pesciola, quindi di Vicchio. Quindi all'epoca non viene trovato nessun tipo di collegamento, nessuno pensa che ci possa essere un collegamento. Si indaga per 20 giorni, si va un po' come si faceva all'epoca a fare tutto un tipo di valutazione sull'ex fidanzato, sugli amici conoscenti, però poi alla fine non si trova nulla, spunta fuori anche un mitomane, un guaritore di scarperia, e però la cosa finisce lì. Quindi Andrea Vinci, secondo te, innanzitutto, molti dicono il 68 lo mettiamo nella serie Firenze, oppure no? Quindi, e perché se ce lo mettiamo, ce lo possiamo mettere? In virtù di che cosa? Beh, dal mio punto di vista ci sono varie motivazioni per cui è quasi obbligatorio collegare il 68 al resto dei diritti. Perché c'è un'evoluzione innanzitutto. Io vedo un'evoluzione sia psicologica che operativa in questa tipologia di delitti. Partiamo anche semplicemente dall'operatività. Se andiamo a leggere le perizie, noi noteremo che già nel 68 il delitto non fu la coppia non fu colpita dal finestrino posteriore, bensì, dal mio punto di vista, la porta fu aperta. Se andiamo a notare dove fu colpita la Loci, in una posizione ben specifica, sono abbastanza convinto che il killer aprì la porta e sparò all'interno. Non è una cosa molto logica, però dal mio punto di vista questa fu l'azione che compì il killer. La stessa operazione la troviamo nel 74. Abbiamo il finestrino del lato guidatore infranto e sia Zuntini che De Fazio asseriscono che dal loro punto di vista, quindi dalla perizia, sia stato infranto dall'interno. Questa prima deduzione poi viene avvalorata quando iniziano a capire che in realtà non è stato infranto dall'interno da gli ospitanti, appunto da agenti di corpo, bensì da un colpo di proiettile. Questo e altri fattori hanno fatto desumere ai periti che il killer fosse dal lato passeggero, quindi aprì la porta dal lato passeggero, quindi stessa operazione, stessa azione, quindi apre la porta. E questa, vabbè, è una prima cosa che mi può far dedurre, che è una cosa che io non farei sostanzialmente, cioè se io dovessi compiere un'azione di questa natura personalmente non aprirei la porta, però in questo caso il killer apre la porta. Altra cosa, e questa è operativa, quindi semplice operatività. Il killer spara 5 volte sul lato posteriore della schiena di Pasquale, che in questo caso era in un rapporto sessuale con la ragazza, appunto, con Stefania. Colpisce 5 colpi. Quale, 2 colpi sui sedili e 3 colpi su Stefania. I 3 colpi su Stefania in realtà non sono non avranno azioni lesive importanti, pertanto in realtà la ragazza rimane in vita. In quel caso Pasquale si sta spostando, quindi va sul sedile guidatore, e abbiamo il killer vis-à-vis con Stefania. Pasquale senza vita. E vabbè, lì si svolge l'azione micidiale, quindi il killer uccide la ragazza, in questo caso con il coltello. Vabbè, e qui abbiamo una prima fase. L'evoluzione, per quale motivo io trovo un'evoluzione? Dobbiamo distinguere due cose. O abbiamo una pistola pensante che compie sempre gli stessi omicidi, ed è una cosa abbastanza impossibile naturalmente, oppure se c'è un passaggio di pistola è quasi improbabile, appunto, che questa pistola di questi colpi. Se invece non abbiamo un passaggio di pistola, quindi l'arma rimane allo stesso attore, abbiamo un'evoluzione in cui la persona trova una sorta di ispirazione, quindi si apre un mondo, cioè
non è detto che sia compiuto materialmente il primo omicidio, era presente al primo omicidio e in quel momento avviene qualcosa di particolare, una rottura in cui si ispira, e nel 74 avviene una prima evoluzione, quindi inizia a esplorare, in questo caso dopo aver compiuto l'omicidio, inizia ad esplorare le sue fantasie. Non sono ancora pronte queste fantasie, perché in realtà sono appunto un'evoluzione, cioè lui non ha ben idea di quel che dovrà fare. Da cosa si evince questo? Che abbiamo un vilipendio del cadavere, in questo caso, con il tralcio di vite, e abbiamo il feticcio, che non è altro che il furto della borsetta, perché analizzeremo poi il feticcio, che sarebbe il furto della borsetta. Perché già nei primi omicidi, quindi come in questo caso, abbiamo il killer che rovista le borsette, no? Mi pare di capire che anche nel 68 sia accaduto tutto ciò, da quel che dice Natalino, quantomeno. E quindi abbiamo vilipendio più feticcio, poi sì, naturalmente la borsetta la lancia, perché si rende conto che potrebbe essere pericoloso portare con sé un oggetto direttamente riconducibile alle vittime. E questa evoluzione, quindi la prima evoluzione ce l'abbiamo nel 74, la seconda evoluzione, adesso passo già avanti, nell'81, che cosa succede? Il feticcio, che sarebbe la borsetta in questo caso, o un oggetto, e il vilipendio diventano un unicum, quindi lì avremo la prima evoluzione, avremo appunto il killer che alla fine dell'operazione, dell'opera omicidiaria, che secondo me è la priorità per ora, poi troverà questo unicum, quindi inizierà ad asportare i feticci. Pertanto già qui inizia a vedere la seconda evoluzione. Da lì in poi avremo le varie evoluzioni omicidiarie, in cui poi sfoceranno nell'84, nell'85, in differenti asportazioni, come appunto dicevo, ma c'è anche un'altra tipologia di evoluzione. Nel 74 si resta praticamente, rimane senza proiettili, quindi deve finire la vittima in questo caso con l'arma bianca. Successivamente inizierà anche a migliorare da questo punto di vista, nel senso che inizierà a mirare alla testa, e poi finirà anche la vittima direttamente sul cuore, quindi con l'arma molto vicino al corpo. Quindi io noto una certa evoluzione in questo caso, cioè psicologica, quindi, e anche operativa. Oltretutto, soprattutto nel 74, mi viene da pensare che fosse da solo, perché posso immaginare che ho finito i proiettili, cioè il mio complice mi darà una mano a finire le operazioni, invece mi sono dovuto gestire la vittima femminile e poi oltretutto colpire post mortem la vittima maschile. Quindi questo mi fa pensare che il killer fosse uno, naturalmente in questo caso non fossero un'unica persona. Quindi vedo un'evoluzione sia psicologica che operativa che può riportare per forza un unico killer, e soprattutto mi fa pensare che fosse sicuramente presente, ma non, cioè presente non per forza in questo caso attore principale dell'azione, bensì poteva anche essere un complice, appunto. Però in quel caso, cioè, c'è per forza un filo conduttore che porta dal 68 all'85, cioè non è quasi indiscutibile dal mio punto di vista. Allora, Giampaolo Zanetti, allora, quando si parla del 68, no? Poi il 74 è un po' un elemento di rottura, no? Perché quando si discute di pista sarda si tende ad attribuire il delitto di Signa come un fatto delittuoso attribuibile a qualche soggetto di quel gruppo, no? Poi non è facile stabilire chi e come. E si dice sempre, ma il delitto del 68 sostanzialmente è un delitto di clan, e quindi non può far parte della serie omicidiaria vera e propria, che è quella dal 74 in poi, perché sostanzialmente si parte dal movente, dal profilo psicologico. Delitto di clan è... come è stato stabilito questa cosa? Non esiste nei fatti un delitto di clan.
Nei fatti noi abbiamo il marito della Barbara Locci, unico imputato e unico colpevole. Successivamente verranno indagati e anche messi purtroppo in galera il fratello del marito, Giovanni Mele, il cognato, però poi alla fine verranno implicati anche un altro cognato, Chiaramonti, ma poi alla fine nei fatti non c'è il delitto di clan. C'è il delitto nei fatti concreti che si sono effettivamente svolti, un delitto compiuto dal marito. Il problema che sollevarono anche gli avvocati sia di parte civile che degli avvocati difensori del marito della Locci, cioè di Stefano Mele, è ha fatto tutto da solo o è stato ispirato da qualcuno? È questo che è il problema che sollevarono gli avvocati, sia appunto di parte civile che anche gli avvocati difensori, Dante Ricci e Sergio Castelfranco, che erano gli avvocati difensori di Stefano Mele, Leonardo Petranelli e Costanzo di Palermo, che poi si avvalse di Petranelli per come parte civile della moglie dello Bianco e anche la parte civile della madre. Cioè noi dobbiamo bisogna vedere da che punto si guarda la storia e la vicenda, se si guarda dai fatti concreti e si parte dai fatti concreti oppure se si parte da idee per cercare poi un riscontro concreto. Io personalmente preferisco partire dai fatti concreti. Quando, per esempio, nel delitto del 74, il colonnello Zuntini, l'allora colonnello Zuntini, nella sua perizia balistica, ipotizzò lo sparo di 10 o 11 proiettili, però poi nella fattispecie concreta i colpi esplosi, cioè furono repertati 5 bossoli e 6 ogive. Questo è il dato di fatto. Zuntini fece una ricostruzione, ma le ricostruzioni possono essere anche fallaci. E in nessun delitto della serie sono stati trovati più di 9 bossoli, repertati più di 9 bossoli o più di 9 ogive. Questo dobbiamo tenere in considerazione. Questo che cosa ci può portare a considerare? Ci può portare a considerare che il modello di pistola al massimo potesse contenere 8 proiettili nel caricatore più un proiettile in canna, pronto, quindi 9 in tutto. Questa cosa, questo discorso del numero dei proiettili, e quindi che si poi può far pensare alla tipologia di pistola, e quindi con un certo tipo di caricatore piuttosto che ad altri, lo si vede anche nell'82 a Baccaiano, quando gli ultimi 3 proiettili, i cui bossoli furono repertati di fronte, praticamente di fronte alla macchina che era già inclinata, furono sparati. Ognuno ha i 2 fari, uno al faro destro, uno al faro sinistro, intendo i fari anabbaglianti, e quello sul parabrezza. Il fatto che noi si possa ipotizzare che il caricatore fosse finito a quel punto è che le luci di posizioni il mostro dovette romperle con un corpo contundente o forse con un calcio. Perché se avesse avuto ancora proiettili nel caricatore e quindi avesse avuto un caricatore più capiente, perché non completare l'opera rompendo anche le luci di posizione con uno sparo invece che utilizzare un corpo contundente? È qui che ci fa pensare che effettivamente il caricatore potesse al massimo contenere 8 colpi più uno in canna e che non avesse neanche un caricatore di riserva.
Quindi sostanzialmente questo cosa ci può portare a pensare? Che il convento passava quello, passava quella pistola e quel caricatore e basta, punto. Quindi lui nel momento in cui, o per esempio anche nel 74 con la Pettini, lui uccide subito il Gentilcore, alla Pettini gli arrivano solo 3 proiettili e non riesce ad ucciderla. Perché non continuare se avesse avuto un caricatore più capiente? Non continuò e dovette utilizzare l'arma bianca proprio perché aveva finito i colpi. Sì, è chiaro. Mi che sembra... tu fai una ricostruzione, sì, che è molto molto logica, praticamente si riassume così, anche nelle condizioni più disperate. Non è che sia logica, non è che sia... cioè io parto dal dato di fatto, se in nessuno dei delitti è stato sono stati repertati più di 9 bossoli o più di 9 ogive, perché parlare di 10 o 11 colpi? Dove sono? Cioè, sì, si sì, parla di ipotesi che devono essere tutte dimostrate. Che tu, potenzialmente, tu potenzialmente, scusami Giampaolo, puoi dire anche che poteva avere anche 3 pistole. Cioè, ipoteticamente questo poteva anche essere munito di 3 pistole e 5 caricatori, no? Ma tu però devi guardare anche 50. Però tu nei infatti hai una pistola con 8 colpi più un in canna, perché nelle situazioni anche più disperate, quando lui non riesce a far fuori le vittime, insomma ha solo quelli, poi deve intervenire col coltello, e poi non sono mai stati repertati più di 9 bossoli. È lo stesso delitto di Scopeti col ragazzo francese Jean-Michel Cravecchili, lui dovette finirlo a coltellate. Se avesse avuto 2 o 3 proiettili in più, probabilmente non avrebbe dovuto utilizzare l'arma bianca. Perché noi abbiamo una situazione estremamente chiara. Abbiamo un mostro di Firenze che la prima cosa che fa in tempi rapidissimi è uccidere le 2 vittime. Questo è il suo intento. Questo è evidente, è chiaro. Non c'è da dimostrare niente. Il dopo lo fa con calma, tutto quello che viene dopo, ma lui inizialmente l'obiettivo vero e primario è quello di uccidere nel più breve tempo possibile le vittime, punto. Poi dopo ci può essere un'escissione, l'escissione solo del pube, l'escissione del pube poi andrà, si vede, in un crescendo, quindi anch'io propendo per un'evoluzione, ma è un'evoluzione non perché lo pensi io, perché è nei fatti evidenti. Nel 68 non usa l'arma bianca, uccide solo i due malcapitati. Poi ci può essere, qualcuno può dire, ma non poteva perché c'era il bambino. Sì, è un'ipotesi, ma nei fatti non lo fa. Sì, infatti, sì. Cioè, noi dobbiamo analizzare innanzitutto i fatti, non le opinioni. Le opinioni poi ci si fanno basandosi sui fatti. E allora, se emergono altri elementi che mi possono far pensare, elementi concreti che mi possono poi far pensare a deviazioni dal tema principale, ben vengano. Però ci devono essere questi elementi concreti. Quindi, appunto, vediamo il 68 senza arma bianca. Il 74 abbiamo che l'arma bianca viene utilizzata sia sull'uomo, forse per sincerarsi della morte, forse per un'ulteriore volontà appunto di sincerarsi che fosse effettivamente morto, e poi l'utilizzo dell'arma bianca scatenato sulla donna, 97 coltellate. Poi tra l'altro mi ha fatto ridere l'ultimo documentario che è stato fatto, quando hanno detto uccisi a punta colpi di punteruolo, hanno avuto il coraggio di andare è una notizia che uscì il giorno dopo il rinvenimento dei 2 ragazzi. Poi di questo punteruolo, siccome i fori erano tondi, non è più venuto fuori niente. Però insomma, informatevi. Sì, praticamente invece di andare avanti siamo tornati indietro, no? Siamo tornati al 74 quando prima notizia che uscì, capito? La primissima che uscì. Poi abbiamo dal 74 si fa un salto, i 2 delitti dell'81,
quindi abbiamo l'escissione del pube a Scandicci, ma non dei seni. Abbiamo un'ulteriore evoluzione nell'81 bis, cosiddetto delitto del calendario. Abbiamo un'escalation per arrivare alla fine della fiera, tranne a Giogoli nell'83, che evidentemente non era interessato in quell'occasione a scindere alcunché, però era comunque sempre interessato a uccidere le due vittime, nonostante che fossero due maschi, subito, esattamente come ha sempre fatto. Questo è il dato di fatto da cui noi dobbiamo partire. Poi ognuno può dire quello che vuole, capito? Però il tuo punto di vista è molto chiaro, no? Sull'arma, sulla pistola, sui colpi, bossoli, no? Però è chiaro che tu dici sul 68 alla fine rimane solo Stefano Mele, solo il marito, però ci arriviamo alla fine perché c'è un percorso lungo e tortuoso con una serie di chiamate in correo che il marito ha fatto e poi anche il capo di imputazione in concorso con ignoti che poi chiaramente non sono stati trovati. E anche le motivazioni di quella sentenza sono un po' traballanti. C'è lo Stefano Mele che uccide la moglie per gelosia dopo averla pedinata con la bicicletta all'uscita del cinema e con una pistola che Stefano Mele non ha mai avuto, non possedeva, che probabilmente non sapeva neanche usare, no? Quindi rimane questa incognita sugli ignoti, no? Ignoti che... Sì, sì, l'incognita c'è perché appunto nella sentenza di primo grado condannato anche il marito Stefano Mele, fu condannato anche per detenzione illegale di arma. Detenzione illegale che chiaramente i suoi avvocati della difesa fecero subito... sul quale fecero subito un ricorso per il secondo grado, dice: ma se tutti dicono che non aveva un'arma, perché bisogna inventarsi che avesse un'arma per renderlo colpevole? Se hai determinato una cosa semplice, che il marito ha sparato alla moglie, per forza doveva avere un'arma, no? E quindi anche la detenzione illegale, però andava contro agli elementi raccolti in sede di indagine, perché in sede di indagine nessun elemento poteva far considerare il fatto che Stefano Mele possedesse un'arma o avesse mai parlato a qualcuno di possedere un'arma o comunque i familiari stessi non avevano ignorato fino a quel momento. È evidente che quando una persona spara un'altra persona, una pistola in quel momento in mano la debba avere, ma può darsi che ce l'abbia solo in quel momento, non è detto che la detenesse in pianta stabile. Da qui nasce la definizione di delitto di clan, che è un termine improprio, lo dico sempre, però è un termine giornalistico che però fa molto presso sul pubblico, però ci sono anche degli elementi oggettivi per cui alla fine chi crede, chi sostiene che Stefano Mele fosse presente, sostiene con una buona parte di ragione che comunque non fosse solo, che qualcuno lo abbia aiutato o abbia utilizzato Stefano Mele per tutta una serie di motivi che non stiamo qui a elencare, cioè per fare quel delitto, quindi per uccidere quella coppia lì. È chiaro che questo fattore X a volte è stato identificato in Francesco Vinci, Salvatore Vinci, in Cutrone, e per questo alla fine le indagini si allargano a tutto un gruppo di personaggi, no? Che ci portano oggi alla definizione di delitto di clan. Allora qualcuno dice: quello è un delitto di clan, cosa ha a che fare con questi altri delitti che invece hanno una matrice seriale tipica del serial killer, no? Questo è un punto di rottura spesso. Però effettivamente se noi analizziamo la scena del crimine, cioè quello che fa l'investigatore quando viene chiamato sulla scena del crimine, cosa si analizza? Si analizza le vittime, il luogo, gli orari, come sono stati uccisi, come sono stati attaccati, cosa hai fatto prima, cosa hai fatto dopo, la macchina come l'ha lasciata, gli oggetti,
e si fa questo, no? Prima di pensare al movente, al delitto di clan, a tutte queste cose qua. Sicuramente. Vengono dopo. Sei anni dopo ti chiamano ad analizzare un altro delitto, vai sulla scena del crimine, cosa fai? Guardi se è lo stesso orario, lo stesso tipologia di vita, lo stesso tipo di attacco. E allora, da questo punto di vista, qui chiamo in causa Cristiano, ci sono molti elementi nell'azione omicidiaria, tecnicamente definita così, che rendono quasi simili, se non uguali, il 68 al 74 anche agli altri delitti, o no? Sì, sicuramente, sicuramente sì. Ci sono, secondo me, ci sono molte similitudini e molte differenze. Io tendo a, questa chiaramente è una mia interpretazione, io tendo a pensare che il 68, più che l'inizio di una serie, in qualche modo, sia stato un modello, proprio letteralmente, da cui questa persona ha acquisito un ABC metodico, ecco, operativo. Quindi sicuramente tante cose, parlavamo per esempio della questione della, comunque della portiera, eccetera. È vero che per esempio nei primi delitti, fate conto che io appunto parli di mostro dal 74 in avanti, è vero che nei primi delitti del mostro viene in qualche modo ripetuto anche l'attacco balistico, diciamo, di Signia, quindi viene comunque colpito il torace delle vittime che ha il difetto comunque di non garantire una sempre la morte immediata. Tant'è vero che poi nei primi due delitti della serie corregge un pochettino, dando quella specie di colpi di grazia praticamente a bruciapelo, e poi però nell'evoluzione della serie sale sempre di più verso la testa, perché comunque è quella che dà le migliori garanzie di liquidare in fretta, e come appunto giustamente vuole fare, perché sono molto d'accordo con Giampaolo sul fatto che la priorità è quella di arrivare il prima possibile ad avere due corpi morti. E sicuramente ci sono delle similitudini situazionali, perché comunque stiamo parlando di una coppia che amoreggia all'aperto in un'automobile. Che amoreggia all'aperto, perché così ci includiamo poi anche che amoreggia in un camper, che amoreggia in una tenda, quindi diciamo c'è una coppia che amoreggia all'aperto. C'è un attacco a blitz, quindi prendendo le vittime di sorpresa. Ci sono secondo me delle differenze a livello vittimologico, nel senso che può essere una coincidenza, però comunque questa è l'unica coppia, diciamo, occasionale, quindi diciamo possiamo presumere legata esclusivamente da un rapporto di libidine e non anche di affettività, che invece è una caratteristica di tutte le vittime successive del mostro. Non ce n'è una che sia appunto una prostituta con un cliente, due ragazzine che escono dalla discoteca, che si infrattano un momento, sono tutte coppie o di lunga data o comunque magari di breve data, come Carmela e Giovanni, però comunque molto legate. Questa è una differenza secondo me importante, ed è forse quella che mi spinge di più a dire che appunto non era opera del mostro, ma sicuramente gli ha fornito proprio l'ABC operativo. Allora, se abbiamo detto ci sono molte similitudini, aggiungo anche che abbiamo la catenina strappata dalle allocci, no? Questa è una cosa che abbiamo anche a Scandicci, che abbiamo anche a Vicchio. Abbiamo anche il fatto che non ha preso i soldi, no? Il mostro non ha mai toccato il denaro, no? E in alcuni delitti abbiamo anche delle somme, cioè non dico delle super cifre, però abbiamo anche insomma ci sono dei soldi che però lui non tocca mai. Però ecco, sulla catenina strappata, se mi permetti un attimo, catenina strappata ma ritrovata e messa come corpo di reato, non è stata asportata, fu messa come ritrovata, fu messa a colpo di reato e alla fine restituita. Parliamo del 74? No, parliamo, io dicevo del 68 di Signa. A Signa un pezzetto di catenina rimase nella pelle, perché si ruppe in due punti, sì. Quindi un pezzetto rimase sul collo della Locci, il resto cadde, ma fu messa come corpo di reato, quindi fu ritrovata lì
e alla fine restituita, perché prima purtroppo, come si vedrà poi anche nel 74, i corpi di reato venivano restituiti alle famiglie, quasi tutti. E questo è il grande problema, uno dei grandissimi problemi del caso del mostro di Firenze. Noi oggi, in linea teorica, potremmo fare delle analisi sul DNA che in altre occasioni e ai tempi di oggi si fanno su tutti gli oggetti, quindi considerati corpi di reato. In questi casi non è possibile andare a recuperare sostanzialmente nulla, perché veniva quasi tutto restituito alle famiglie. Infatti, Giampaolo, è una domanda che si fa spesso, no? In virtù anche delle ultime tecniche, no? Che sono state utilizzate nelle ultime indagini sostanzialmente sui reperti di Scopeti, no? Quindi molto spesso chiedono, ma sì, perché non andiamo a rifare il DNA sui vecchi reperti, no? Però c'è questa cosa che dici tu, sostanzialmente abbiamo i reperti di Scopeti, non abbiamo altro. Per esempio, nel 74 esiste una documentazione che appunto di censimento di una venticinquina di oggetti che furono repertati e posti come corpi di reato, quindi analizzati per quanto potevano essere analizzati nel 74, insomma, e un altro documento analogo in cui appunto c'erano tutti questi oggetti, e notate bene anche, forse non tutti lo sanno, anche il reggiseno, risulta il famoso reggiseno rosso, risulta restituito alla famiglia. In questo caso però cosa è successo? Che la madre, ben vent'anni dopo, in sede processuale, la Bruna Bonini, ricordava molto bene ciò che le fu restituito e ciò che non le fu restituito. Sì, sostanzialmente quindi, è la madre che l'ha detto ai carabinieri, no? Guardate che manca anche... Gli furono restituite alcune cose, altre no. Mentre dal documento ufficiale risulta restituito tutto. Quindi abbiamo in questo caso due documenti ufficiali in cui in uno si dice è stato restituito tutto, nell'altro, che è la deposizione processuale, in modo molto preciso, nonostante fossero passati 20 anni, abbiamo la madre che disse no, il reggiseno e alcuni anelli che mia figlia portava non mi sono mai stati restituiti, mi sono state restituite altre cose. Abbiamo una contraddizione in questo caso evidente fra due documenti ufficiali. Ecco quindi che quando è emersa questa cosa è stato fatto notare a chi di dovere, ecco. Allora, la differenza fondamentale tra il 68 e il 74 è evidentemente il trattamento che riserva alla vittima femminile. Allora, noi possiamo dire che con una buona probabilità cadaveri del 68 a Signo sono stati ricomposti, se non altro la Barbara Locci, perché nel momento in cui venne sparata non poteva essere sicuramente in quella posizione in cui è stata ritrovata, cioè adagiata sul sedile del guidatore, cioè se noi guardiamo quella foto sembra quasi che stia dormendo. Ci sono buone possibilità anche che sia stata rivestita, cioè che il killer alla fine l'abbia voluta far ritrovare in una maniera un pochino più decorosa, diciamo così, e quindi le abbia abbassato la veste, no? come per coprire le gambe, no? Comunque non c'è l'uso del coltello in nessuna delle due vittime, mentre a Rabatta il trattamento è completamente diverso, cioè lui estrae l'Alpettini, 96 colpi di coltello, 96 fendenti, tralcio di vite inserito all'interno della vagina, e l'Alpettini viene lasciata a gambe e braccia divaricate dietro il posteriore della vettura. Quindi questa è la differenza fondamentale tra 68 e 74. Ora volevo chiedere ad Andrea Vinci perché secondo te accade questo, perché c'è questa differenza di trattamento delle due vittime femminili.
Beh, in realtà nel primo caso la vittima muore, quindi nell'immediatezza del fatto, quindi dopo che spara con la pistola, chiaramente la Loci muore nell'immediatezza. Nel secondo caso, nel 74, invece, come dicevo poc'anzi, è stata colpita da 3 colpi d'arma da fuoco che non hanno riportato la morte immediata, anzi, non hanno colpito a nessun punto vitale. Pertanto ha dovuto finire la vittima con il coltello. Da lì poi c'è stata l'evoluzione, cioè quindi siamo arrivati alle 90, più che 96 coltellate, in questo caso le prime sono state, avevano una motivazione omicidiaria. Successivamente, dopo che ha portato fuori la vittima dall'automobile, diciamo ha portato a termine le fantasie che aveva coltivato probabilmente negli anni, quindi ha iniziato, come ripeto, come ho già detto prima, a portare avanti le sue fantasie, quindi a cercare di saggiare il in questo caso il corpo femminile. E ha appunto vilipeso con il traccio di vite gli organi femminili della donna. Quindi sostanzialmente queste sono le differenze con cui possiamo andare ad analizzare le due azioni nell'immediato, cioè di prima acchito. La Loci rivestita da quanto mi risulta, cioè adesso sicuramente è stata più che riposizionata, cioè se ci basiamo sulla perizia abbiamo un foro sulla sottoveste e un foro sul vestito e 3 fori sulla sottoveste, quindi tecnicamente non era che... Correggetemi se sbaglio. Corretto? La Loci, se non erro, da perizia non era tecnicamente nuda, quindi è stata leggermente rivestita, ricomposta. Sì, sì, appena. Sì, sì, parliamo di abbassarle la veste per coprire leggermente le cose. Quello non è neanche detto che fosse neanche, cioè la veste poteva, cioè l'unica cosa che mi può far ripensare è che abbiano tirato sulle spalline, perché in realtà un proiettile, cioè un foro di proiettile l'abbiamo sia sulla sottoveste che sul vestito, in questo caso sulla parte bassa. Gli altri due sono solo sulla sottoveste, quindi in questo caso, perdonatemi, uno sulla sulla sottoveste. Pertanto, in questo caso, può essere stata ricomposta parzialmente. Questo tipo di azione non mi riporta per forza la presenza di mele nella scena omicidiaria, personalmente. Qui non mi trovi d'accordo. Immaginavo. Beh, oddio, io non dico che non ci fosse mele, attenzione. Però mi sono fatto un'ipotesi. Che non è detto sia certa. Ultimamente, oltretutto, mi sono fatto questa ipotesi, perché ho fatto un ragionamento. Ammettiamo che, innanzitutto parto dal presupposto che non potesse nessuno immaginare di andare a compiere un omicidio per forza con il bambino in macchina, cioè questa per logica. Siete d'accordo, almeno sotto questo punto di vista? No, neanche sotto questo punto di vista. Allora provo da vedere. Scusa Andrea, sono le obiezioni che si fanno sempre, no? Perché uccidere col bambino presente? Perché No, ho detto partire dal presupposto di andare a compiere un omicidio col bambino presente. Poi, siccome c'è, lo faccio lo stesso. Dico, parto dal presupposto. Se io dovessi... Allora, la mia idea, ultimamente mi sono creato questa idea, non è per forza sedimentata, anzi ho sempre creduto nella presenza di mele nella scena del crimine, quindi questo è il mio punto di partenza. Però sto facendo un'ipotesi. La mia ipotesi potrebbe essere potenzialmente questa, e cioè che sicuramente mele era a conoscenza di ciò che sarebbe accaduto quella sera e doveva partecipare in un modo ben specifico, e cioè il bambino doveva stare a casa, ok? Se stava a casa, con chi sarebbe stato? Con Mele. Siamo come logica. Mele doveva stare a casa con il bambino. E gli altri due, non so chi, ora non entriamo nel merito, chi saranno gli altri due, dovevano portare a termine ciò che poi materialmente hanno potenzialmente. Dopodiché, trovandosi il bambino nella scena omicidiaria, si sono dovuti fare una domanda. E cioè, cosa facciamo del bambino? Se avessero ucciso il bambino, Mele avrebbe sicuramente parlato e quindi sarebbe stato un gran problema. Non uccidere il bambino serve, può potenzialmente diventare una pedina di scambio, perché innanzitutto Mele
ha compiuto l'errore di non tenere il bambino a casa, primo. Secondo, mantenerlo in vita garantisce il silenzio di Mele, tecnicamente il silenzio di Mele. Dopodiché c'è un'altra cosa da analizzare, che mi sembra per anche abbastanza assurda, però potenzialmente possibile. E cioè, siccome siamo a mezzanotte e 20, l'omicidio è già stato compiuto, passano un'ora e qualcosa, non penso che il bambino sia andato da solo, anche perché il bambino ricorda che è stato portato in una delle varie deposizioni, è stato portato in auto fino al Ponticello, poi ci sono le montagnole, perché dopo il Ponticello effettivamente c'era la strada interrotta, quindi per lui nella sua testa sono le montagnole, da lì in poi ci sono circa 200 metri, c'è una lucina, quindi tecnicamente le affermazioni del bimbo, se le metto tutte insieme, tutto sommato tornano anche. Questo tipo di dinamica potrebbe, che è l'assurdità che mi sto per assurdo, cioè, creando, potenzialmente prevedere che qualcuno sia andato a prendere Mele per proprio gestire la situazione del bambino, potenzialmente, sempre che qualcuno lo sia andato a prendere. Certo, Mele in questo caso diventa comunque partecipe di tutta l'azione, si prende la colpa della situazione, chiaramente, perché potenzialmente la vita del bambino è legata all'errore di Mele e alla promessa che tecnicamente Mele si dovrà sostanzialmente prendere la colpa dell'omicidio, proprio perché ha sbagliato innanzitutto a non tenere il bambino e secondo per garantirne la vita. Questo perché mi è venuta questa intuizione? Attenzione che parte tutto da un concetto differente. Molti anni dopo, nell'84, c'è un'intervista che fanno a Giovanni Mele. Anzi, faccio una questione precedente. Il classico, il famoso biglietto dello zio Pietro. Lo ricordate? Immagino quello. Sì. Certo. Benissimo, io non mi concentro sullo zio Pietro, che poi andremo ad analizzare chi potrebbe essere lo zio Pietro, ma mi concentro su un'altra cosa. Cioè, quel biglietto, dal mio punto di vista, serve più che altro a ricordare a Mele che deve rendersi presente nell'omicidio, cioè ricordarsi i colpi come da colpi balistici, come da rapporto balistico, serve ad affermare che lui sia presente, cioè come se io dovessi andare a ricordare a mio fratello che era presente, deve continuare a dire di essere stato presente. Quindi c'è qualcuno che vuole far sì che Mele continui a rendersi presente e protagonista dell'omicidio. Per quale motivo? E là ci porremo un motivo. Sicuramente può essere per timore personale, perché effettivamente potrebbe essere stata la famiglia minacciata, in questo caso, da qualcuno, che poi andremo a vedere potenzialmente potrebbe essere. Ma questa, cioè, se io devo ricordare a qualcuno di portare avanti la tesi della presenza fisica e come protagonista dell'azione, questo mi ha fatto intuire che probabilmente poteva concettualmente essere tecnicamente un complice, ma non per forza attivo e per assurdo non presente. Per quale motivo oltretutto doveva essere presente? Perché siccome il bambino per forza parla sempre di due persone, ok? Uno deve essere Mele, l'altro, secondo Mele, è Francesco Vinci, ok? Quindi porta avanti la tesi. Poi c'è oltretutto un'altra intercettazione in cui Giovanni Mele, parlando, non lo ricordo, forse con la sorella, torna a casa e dice non ha detto niente, come dire non hai detto niente di nuovo, quindi tutto a posto, quando in realtà non ha detto niente, continuava ad accusare Francesco Vinci. Pertanto questo tipo di azione concettualmente prevederebbe che Mele sia a conoscenza effettivamente di come sono andati fatti. O perché lo hanno portato lì, o perché era presente, ci sono tre opzioni. Non era presente, era presente, ma sostanzialmente non era parte attiva. Io ripeto, propenderei ultimamente per la non presenza, ma complicità comunque, gestionale, che non ha portato a termine. E questa, insomma, sostanzialmente è l'idea che mi sono creato ad ora. Voi cosa ne pensate? Sì, è chiaro che qui siamo già nel rebus 1968 signo. La tua idea è questa, che viene, si decide di fare questo delitto, ma il compito di Stefano Mele è quello di stare a casa e controllare il bambino, cosa che poi non... Perché portarsi Mele, adesso ho capito tutto, ma portarselo a fare niente, il turista...
me lo porto come per fare il turista, cioè portarsi mele è un problema, portarlo diventa un problema logistico per uno che razionalmente è capace di compiere un'azione di questa natura, secondo me. Cioè, deve essere ti contesto. Tu lo porteresti? Lo porteresti con te? Sì, no? Se fossi il marito e volessi dare la colpa a lui, dovrei per forza portarmelo. Perché se no, rimanendo a casa, potrebbe crearsi un alibi di ferro. E a quel punto, cioè, la logica di ragionare... Era precostituito? Era tutto certo, era premeditato il delitto. Premeditato. Allora, qui c'è da... Precostituito intendo, cioè, far ricadere la colpa su Mele era già un concetto precostituito? Oh, scusate, comunicazione da parte del complice, sì, secondo me. Ragazzi, comunicazione di servizio, siamo temporaneamente caduti su YouTube, ma in radio ci siamo sempre, perciò andate avanti tranquilli e ripartiamo subito con Alto Steam, ok? Ottimo. Sì. Andate pure avanti, grazie. Allora, è chiaro, ragazzi, qui siamo nel dilemma di Signa, no? Allora, Mele presente, Mele non presente, è chiaro che l'idea di Andrea Vinci è molto chiara, cioè, Mele è a conoscenza sicuramente del delitto, però non è materialmente presente, almeno nella fase della sparatoria, questo chiaramente lo può, è per questo che lui arriva a tutta questa serie di confessioni chiamando in causa vari nomi, però non sa esattamente chi è che ha compiuto il delitto, chi ha sparato materialmente, perché comunque lui lo sa che qualcuno di loro, ma non era fisicamente presente nel momento della sparatoria. È un'ipotesi che è stata avanzata più volte. Giampaolo è di avviso diverso, perché praticamente è un'obiezione che si fa spesso. Giampaolo, perché portarsi dietro? Ma è molto semplice il discorso, è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Allora, una persona appena tra virgolette scafata sa benissimo che nella logica delle indagini, se una moglie viene uccisa unitamente e congiuntamente all'amante, la prima persona che chiaramente ovviamente le forze dell'ordine vanno ad indagare è il marito. Nel momento in cui tu non ti porti Mele rimane a casa e il vicino di casa lo vede nelle ore salienti della questione, a quel punto lui c'ha in automatico le forze dell'ordine sposterebbero gli occhi chiaramente sugli amanti o su altre persone. Quindi, per una persona complice del Mele eventuale che vuole tutelarsi, si tutela portandoselo il Mele, perché fa in modo di impedirgli in tutto e per tutto di costituirsi un alibi nelle ore clou dei fatti. Potenzialmente qui sono anche d'accordo, infatti, con questa teoria, perché è sempre stata la mia teoria sostanzialmente. Però quello che mi ha fatto venire il dubbio è queste due cose: perché qualcuno deve ricordare a Mele di essere presente, primo, e soprattutto Natalino, cioè quindi era già preventivato che Natalino andasse con la madre al cinema. Allora si sa, allora, per certo, se stava a casa con chi stava. Ma per certo, ultimamente, già da un bel periodo, nell'ultimo periodo di vita della Locci, diciamo, si portava sempre dietro Natalino, perché lo considerava come una specie di, diciamo, di garanzia. Siccome lei aveva già detto ad alcuni personaggi di essere stata minacciata, di essere stata pedinata, e addirittura al Barranca aveva fatto la rivelazione che aveva in un certo qual senso paura di essere uccisa perché qualcuno avrebbe potuto spararle. Scusa, cioè, questo è già indicativo di per sé. Però poi il discorso questo è un'ipotesi
perché il MEL doveva essere presente, ma il MEL era presente non per questa ipotesi, il MEL era presente per tanti altri elementi. Quando gli fanno ricostruire la scena e gli fanno rifare, rimettere a posto i cadaveri, lui li rimette esattamente a posto come li trovarono i carabinieri. Se te non c'eri, se non ci fosse stato, sarebbe stato impossibile, non poco plausibile, ma proprio si entrerebbe nell'impossibilità. Poi questo è uno degli aspetti. Quello che dicevo io, infatti, ma che ripeto, sono sempre abbastanza d'accordo anche con la presenza di Mele, perché tanto non toglie nulla a tutto il resto, quindi che sia presente o meno cambia relativamente, sostanzialmente, perché in ogni caso a me interessa che lui sia più o meno a conoscenza dei fatti, questo è quello che importa. Effettivamente, comunque sia, lui asserisce che il killer avrebbe sparato dal finestrino posteriore. In realtà, se andiamo ad analizzare dove è stata colpita la loci in base alle posizioni dei proiettili, tecnicamente è impossibile che il killer possa aver sparato da dietro. Quindi, se era presente, era una presenza lontana e non attiva. Ma ecco, questo ti do ragione, nel senso, nel momento in cui spara, le forze dell'ordine lì presenti suscita in loro delle perplessità nel momento in cui quando lui riporta le affermazioni del Mele sono l'omicidio è avvenuto dal finestrino posteriore, quindi inclinando che era aperto per metà, trovato aperto per metà. Non è plausibile, perché dal punto di vista proprio pratico, fisico, balistico, in realtà la loci è stata colpita da una posizione laterale e quindi teoricamente o finestrino anteriore abbassato oppure sportello aperto. E siccome il finestrino in questo caso era alzato, sicuramente il killer teoricamente avrebbe dovuto aprire la porta. Ma infatti i dati di fatto che noi abbiamo dalle fonti ufficiali non ci dicono che il Mele sia stato l'esecutore materiale del delitto. Ci dicono che il Mele era sicuramente presente in quanto persona che ha successivamente al delitto sistemato i cadaveri e presente nella ricostruzione, nella sommaria ricostruzione, però ricostruzione fatta male. Sì, ecco perché i dati di fatto ci dicono questo, non ci dicono che il Mele abbia sparato. Allora sentiamo anche Cristiano su questo punto, molto molto giusto. Oh, comunicazione ragazzi, scusate, ci risiamo su YouTube, ci siamo di nuovo collegati. Okay. Benissimo, poi se c'hai qualche telefonata vai pure Daniele quando vuoi. Sì, Lorenzo, annuncia il telefono, ce l'hai, no? Sì, allora, agli amici che ci seguono, il telefono è 055 24 77 985, quindi perfetto. Chi ha domande da fare ai nostri ospiti può chiamare qualsiasi momento, poi ci pensa Daniele Bronzi a girare le telefonate. Benissimo, allora, siamo con Cristiano. No, io sostanzialmente sono abbastanza d'accordo con le osservazioni di Giampaolo. Aggiungerei soltanto, ho provato prima a infiltrarmi ma senza voce non riesco a entrare proprio acusticamente nella cosa. No, sostanzialmente volevo fare una piccola chiosa a quello che hai detto. È verissimo che da quanto risulta dai documenti la loci si portasse sempre dietro Natalino come, diciamo, assicurazione. È interessante però che lo facesse, è significativo che lo facesse, perché se avesse temuto da estranei non avrebbe avuto senso come tipo di assicurazione. Aveva senso se temeva da una persona che conosceva e che poteva nutrire qualche sentimento per il bambino. Questo sì, molto logicamente concordo in pieno. La loci che poi aveva dimostrato di sentirsi minacciato, lo dice al Barranca, no? Che poi il Barranca era il cognato di Lo Bianco, aveva provato anche lui a stare con la loci, lei gli dice non possiamo perché potremmo anche finire sparati, quindi tu dici porti dietro il bambino, perché dice nessuno di quelli che conosciamo si azzarderebbe mai a uccidere quel bambino in auto, il tuo discorso è questo. Esatto, ha perfettamente ragione, secondo me
ha centrato proprio il punto della situazione. Se fosse stato un estraneo, chiaramente non sa- il bambino non avrebbe rappresentato alcun tipo di assicurazione in nulla. Assolutamente. Perché l'estraneo non sai come può reagire, ma magari, che ne so, il padre del bambino putativo, oppure il padre naturale, altri personaggi molto vicini, ecco, a quel punto, o lo zio o quello che è, insomma. Benissimo, però da questo punto di vista. Allora, torniamo sulla zona oscura, se no rischiamo di arenarci su Signa e non riusciamo più. Allora, 1974, ci sono tre elementi su cui discutere. Allora, questo delitto avviene poco dopo la fine dell'iter giudiziario di Stefano Mele, che viene condannato in via definitiva a Perugia, no? Il processo viene spostato a Perugia. Cioè, qualcuno ci ha visto un qualcosa di non casuale, no? Che la pistola cominci a sparare appena finito quella vicenda giudiziaria. Poi abbiamo la famosa denuncia di Francesco Vinci. Cioè, Francesco Vinci esce dal carcere e aveva una sua convivente, no? Una ragazza, una donna che aveva portato a convivere in casa. Quando esce dal carcere non la trova più. Questa era di Barberino del Mugello o Borgo San Lorenzo. Anche qui le notizie sono un po' contraddittorie. Lui si reca dai familiari di questa donna, fa una scenata per cui si becca anche una denuncia per minacce. Si parla del 13 settembre o il giorno stesso del delitto di Borgo San Lorenzo o il giorno prima, no? Questo sarà uno degli elementi che poi metterà Francesco Vinci nella lista dei sospettati come numero uno, quando poi a Baccagliano ci sarà la vicenda della macchina imboscata a Marina di Grosseto, la vicenda del Norzetam, no? Tutta questa serie di elementi più i precedenti penali. Ricordiamo che nel 70... se mi permetti, inconsistenti sostanzialmente. Sì, perché sì. Se uno fa una sceneggiata a un'altra persona, non si vede perché poi debba essere accusato di essere il mostro di Firenze. Cioè, se si vuole mettere nel calderone, si metta, ma oggettivamente parlando, non ha nulla a che vedere. Come del resto hanno messo nel calderone cetrioli e zucchine, voglio dire. Sì, cioè delle cose che il fatto in questo fatto dei cetrioli e delle zucchine. Quando Salvatore Vinci dice si fa l'amore in mille modi diversi, ha ragione, ha perfettamente ragione. Basta leggere Torrisi che dice una sentina di perversione, pervertito, un pericoloso pervertito, cioè era comunque un costume mentale molto diverso da quello che possiamo avere. Ragazzi, abbiamo una chiamata in linea, poi voglio dire, c'è YouTube... purtroppo ha avuto un grosso danno in Belgio e ogni tanto cade. Ora ci risiamo un'altra volta, siamo fuori, però chi vuole ascoltare la diretta tranquillamente, senza problemi, che lo faccia direttamente dalla radio, perché lì non cadiamo mai praticamente. Poi risolveremo anche questo problema di YouTube, anzi dovranno risolverlo loro. Però per il momento siamo ancora così. Comunque ora siamo di nuovo su YouTube e sulla radio sempre in onda. C'è una chiamata in linea che è Deborah. Ciao, buonasera, ciao a ciao, tutti. Sera. Ciao, ciao, e bentornato Deborah. Giampaolo Zanetti, bentornatissimo. Sì, un'assenza di un anno. Ecco, meno male sei tornato, meglio tardi che mai. Io ho una domanda, non ve la faccio per dispetto, per ritornare su Signa, ma perché è una cosa che mi ha incuriosito molto quando ho visto il discusso documentario sulla 7. Allora, avrete sentito che Chiara Penna in quel documentario ha detto che Barbara Locci era stata minacciata da un giovane. Allora, voi avete notizie o documenti in questo senso? È vero o è una bufala inventata? Grazie, se mi rispondete e torno ad ascoltarvi alla radio.
Grazie Debora, ciao. Io non ho documentazione nel merito. Arranca, arranca, ci ricordo. Ma credo, scusa Giampaolo, credo che nel, in quel famoso documentario che poi insomma contiene tutta una marea di errori anche grossolani, credo che faccia riferimento in realtà alla famosa vicenda dell'amante respinto della Locci, no? Il famoso Mister X a cui fa anche riferimento Francesco Vinci, cioè quello con la Vespina che l'avrebbe poi seguita, minacciata, tastata, che sarebbe stato visto anche da Francesco Vinci, no? Che si chiama come lui, ha la stessa Vespina. Sì, ma non era giovane. Sì, è chiaro, non che poi parliamo, parliamo di un documentario che ha fatto molte approssimazioni, no? Su molti punti della vicenda. No? Può essere anche che si riferisca al fatto che riportavamo poc'anzi, cioè ciò che disse Barranca, cioè che la Locci fu minacciata di essere uccisa in auto. Quindi quello può essere il riferimento a cui può aver fatto Chiarapenna. Il fatto di essere tastata alle cascine di Signa, fatto che poi riferì Francesco Vinci anche quando fu interrogato, è relativo a un'altra persona che poi addirittura negò di avere avuto a che vedere, ma negò perché era sposato, questo qui era un vicino di casa che era pure sposato, teneva famiglia, e una sera si trovò lì. È chiaro che nega, perché se no, oltre ad avere problemi con la giustizia, li ha anche in famiglia. E per alcuni i problemi in famiglia sono anche più gravi rispetto a quelli che possono... Ricordiamo Giampaolo che all'epoca Francesco Vinci, quando venne interrogato, fece tutta una serie di nomi, no? Questo lo sappiamo dei verbali. Infatti, fra cui questa persona... Sì, sì, questo lo troviamo nella documentazione, è una parte meno affrontata, però c'è un sito, credo che si chiami mostrifirenze.com, qualcosa del genere, che c'ha tutta la documentazione, quasi tutta, abbastanza completa per cronologia. A un certo punto si va sul 68, interrogatori di Francesco Vinci, lui fa 4-5 nomi, nome e cognome, dicendo questi sono degli amanti della Locci, andate a cercare questi. Ci sono 4-5. Sì, tre persone. Di cui, no, aspetta, 4, mi sbaglio. Sono 4 persone. Di cui lui dice di aver avuto, appunto, essendo molto in confidenza con la Locci, dice che appunto raccolse queste confidenze da parte di lei in certi momenti, sa che con alcuni ebbe dei rapporti sessuali, con altri invece ritiene che non li avesse avuti. Comunque, ecco, sono poi... Suppongo che poi queste persone furono sentite oggettivamente, ci sono anche le loro testimonianze, insomma. Benissimo, allora, esistono, ecco. Parliamo di un altro passaggio importante, no? Da cui poi sono nate due teorie, che sono quella di Mario Spezzi e quella di Cannella, no? Poi ci sono stati scritti due libri, che sono Dolci colline di sangue e anche Winchester. Il libro di Cannella è Winchester 22, qualcosa del genere, non mi ricordo adesso il titolo. Sì. Eccolo qua, il nostro Micheli ce l'ha fatto vedere in diretta. Allora, praticamente succede questo, che nel 1974 Salvatore Vinci è andato ad abitare in via Cironi, abita anche lì il figlio Antonio Vinci, e succede questo litigio familiare, da cui poi scaturisce che cosa? Il fatto che il figlio sarebbe andato via di casa, ci sarebbe una denuncia di cui si è parlato molto, però nessuno l'ha mai vista, una presunta denuncia per violazione di domicilio, quindi Salvatore Vinci avrebbe fatto anche nome e cognome, indicando anche delle cose che gli sarebbero sparite, però non saprebbe dire cosa. Esattamente, no? Questo è il momento in cui, secondo Spezzi, potrebbe essere avvenuto il famigerato passaggio della pistola che potrebbe essere stata sottratta dal figlio Carlo, chiamiamolo così, al padre, no? E da qui
teoria spezzi, il, il killer dei delitti successivi è una mano diversa, anche la, se la pistola è sempre all'interno di quel gruppo. Teoria Cannella che invece prevede una, un'altra cosa, pistola sottratta al primo possessore, no, del delitto di Signa, e poi portata nelle mani del fratello, che sarebbe il, l'autore dei delitti successivi, aiutato ovviamente nei due delitti in cui lui si trova in carcere. Allora, sono due teorie che hanno fatto molto discutere, no? Che sono anche un pochino più, più complicate. Volevo sapere la vostra opinione su queste due teorie, quella di Spezia e quella di Cannella, in base a questo episodio famoso della denuncia che poi nessuno ha mai visto. Prego, Andrea. Beh, sono teorie affascinanti, nel senso che diventano affascinanti perché avremmo come protagonista un personaggio interessante, quindi innanzitutto ancora in vita, personaggio interessante, anche abbastanza alto, personaggio. Però la teoria è impossibile dal mio punto di vista. Come dicevo prima, c'è un'evoluzione chiara, sia, sia psicologica che operativa. Pertanto la pistola non è... cioè, abbiamo una mente dietro la pistola, è la mente che si evolve. La pistola, se anche dovesse essere passata di mano, diventa un passaggio in, nell'immediatezza del fatto del 68. Oltretutto, se poi andremo a capire i motivi per cui uno dovrebbe usare la stessa pistola... cioè, già quello sarebbe illogico, sempre che non entriamo in un'altra logica che poi andremo magari a vedere più tardi. Pertanto la reputo interessante, affascinante dal punto di vista manzesco, ma improbabile, ahimè, dal punto di vista pratico. Giampaolo. Ma io, come sempre, parto da ciò che sappiamo, quindi dagli elementi concreti. Io so che il passaggio della pistola non è stato, cioè è stato formalizzato da una sentenza ultima, cioè quella ai compagni di merende. Allora, per forza, per poter condannare Vanni e Lotti, si è dovuto inventare, fare, creare questa invenzione giuridica, perché se no non sarebbe stato possibile condannarli. Sì, perché la vicenda è semplice. Si giustifica. No? Dice, il passaggio c'è stato perché sono stati condannati loro due. Perché se no non si ha nessun elemento concreto che ci porti anche solo a pensare che la pistola sia passata di mano. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Cioè, e poi è un episodio si giustifica che... solo con l'atto finale, cioè con la sentenza finale. Con quella si giustifica, allora ci deve essere stato per forza a priori un passaggio d'arma. Solo con questo si giustifica un passaggio d'arma. Ricordiamo che Pacciani, nel primo processo, non quello di Compagni Merende, ma il suo processo, viene imputato di 8 duplici omicidi, compreso Signa. A un certo punto si capisce che c'è questo problema, ma allora se Pacciani ha fatto il delitto di Signa, noi abbiamo condannato un innocente che è Stefano Mele, bisogna fare la revisione del processo. No? A un certo punto Canessa dice no, non abbiamo nessuna intenzione di andare a fare la revisione del processo Mele perché non riusciamo neanche a finire questo, figuriamoci se andiamo a rivedere anche quello. E allora quello di Signa lo togliamo da Pacciani, rimane a Mele. A sto punto c'è una pistola sempre la stessa, dobbiamo per forza dire che la pistola è passata di mano, quindi è una forzatura tecnica giuridica che si deve fare per forza, se no le due cose non stanno insieme. Ovviamente, certo, chiaramente, però rimane comunque il fatto che il passaggio dell'arma è su nulla basata e da nulla desunta, se non per questa invenzione giuridica che si è dovuto fare per forza, ma è un'invenzione giuridica, non ha appiglio a nessun elemento di fatto a noi conosciuto.
Quando io dico che può essere passata di mano, non intendo dire che lo sia, cioè che sia veramente passata di mano. Può essere un potenziale, cioè è possibile. L'impossibile è che una pistola passi di mano e che la stessa, cioè uno potrebbe far passare di mano la pistola, ma qualcun altro poi potrebbe andare a fare una rapina. Non è che per forza debba andare a fare una rapina. Certamente. Cioè, il concetto è: se anche è possibile che la pistola possa passare di mano, è tecnicamente impossibile che la stessa pistola poi vada ad uccidere sempre e solo coppie. Quindi diciamo che questo assioma dovrebbe già prevedere, oltretutto avvalorato dal fatto che abbiamo un'evoluzione psicologica nei vari omicidi e un comportamento simile nei primi due, cioè aprire la porta. E quindi questo abbiamo... è evidente. Quindi queste sono evidenze, non sono opinabili, teoricamente come principio ci portano a desumere che l'omicida diventa sempre solo uno. Oltretutto bisognerebbe aggiungere che quando Giuttari trova l'invenzione, che è tecnicamente anche quella, ha una sua logica, perché Giuttari deve per forza trovare dei mandanti? Perché sembra una cazzata, ma in realtà è molto sottile il concetto. Giuttari deve trovare dei mandanti perché ha capito che effettivamente ci deve essere la mente collegata alla pistola, perché le due cose non possono stare separate. Ora, no. Siccome dal suo punto di vista i fatti, secondo lui, incastrerebbero Pacciani, perché per quanto ne sa Giuttari, gli hanno trovato un proiettile in casa, quindi lui fa il poliziotto, giustamente si deve basare sul proiettile, allora deve per forza pensare che Pacciani sia il killer. Ora, se lui è il killer, però... è scollegato dalla mente, cioè quindi non può avere una linea logica, psicologica, per forza dobbiamo avere una mente esterna, quindi da lì nasce il concetto dei mandanti e da lì va tutto, scusate, Cristiano, il famigerato passaggio da pistola che poi è stato valutato, rivalutato, con nuovi protagonisti, no? Lotti che raccoglie la pistola dietro il canneto, no? Perché è andato col motorino e gli lasciano la pistola lì, lui poi va a trovarsi i proiettili non si sa dove, poi va a fare tutti i delitti, no? E il carabiniere che magari arriva, sottrae la pistola di nascosto, nessuno lo vede. Cioè, ne sono state dette molte su questo. Anche i proiettili sottrae, Sì, perché ricordiamo che anche su questo punto non c'è certezza assoluta, però si va su un alto grado di probabilità anche per l'uso delle due scatole, no? A rame e a piombo nudo, quindi per come li usa probabilmente ha due scatole, che una viene esaurita o signa, un proiettile rimane fuori, lo mette sulla scatola nuova che apre a scandici, usa quella e poi lo ritroviamo a giocoli quel proiettile, quindi c'è un legame tra le due scatole, no? È un alto grado di probabilità anche come usa i proiettili, no? Intanto, Cristiano, intanto volevo un attimino dirti la mia, appunto, su due autori che hai citato, diciamo, sulle loro teorie, ecco, a questo proposito. Sicuramente, diciamo, per quello che diceva anche Andrea, la tesi di Cannella sembra più sensata, perché comunque non c'è una soluzione di continuità dal 68 in avanti. Ha però il difetto grossissimo la tesi di Cannella, che allora se Francesco Vinci fosse stato liberato all'indomani di Giogoli sarebbe perfetta la tesi di Cannella per quanto mi riguarda, però c'è Vicchio, e Vicchio sì. Non lo può fare un imitatore, un complice, un aiutante. Vicchio l'ha fatto la persona che ha fatto Mosciano, l'ha fatto la persona di Calenzano, senza alcun dubbio, e quindi non può essere Francesco Vinci, automatico secondo me. Sì, sì. Per quanto riguarda la teoria di Spezzi, io, a parte che appunto come dicevamo, questa fantomatica cosa, denuncia eccetera, diciamo che io sono molto normalizzatore in tutte le cose, quindi tento sempre di riportare sempre al lato umano, molto normale. Un padre molto arrabbiato col figlio che se ne va di casa, che gli ha puntato il coltello alla gola, eccetera, ci sta anche che magari il figlio ritorna per prendersi qualcosa e lui va dai carabinieri e fa la denuncia. A parte questo, rimane il fatto che io ho sempre pensato comunque che Salvatore Vinci fosse uno dei soggetti ben indicati come
sparatore a segna. Non vedo perché dovesse avere lui la pistola, non vedo perché dovesse avere lui a sparare quando c'è un suo familiare che sembra fatto apposta per il compito. Quindi voglio dire, la teoria di Spezzi più che altro non mi ha mai convinto per questo, perché non credo a Salvatore Vinci a Signa, e quindi non penso che avesse lui la pistola. Tutto lì. Benissimo. Allora, per quale motivo tenerla in casa? Cioè, questa avrebbe una logica veramente assurda. Tra l'altro. Sì, sì. Beh, la teoria di Carlo ha anche questo elemento, no? Perché Carlo nel 74 ha 15 anni e mezzo, no? È vero che poi si può anche dire, beh, 15 anni e mezzo ci sono quelli che sono già uomini e meno uomini, oggi pensiamo al quindicenne e mezzo come un ragazzino che gioca alla PlayStation, però a parte questo, io ho sempre detto, un ragazzino di 15 anni e mezzo che cosa ne può sapere di un delitto avvenuto 6 anni prima quando lui aveva 8-9 anni, no? Non può sapere, non può conoscere, non può saperne niente, no? Quindi oltre che prendersi la pistola fa anche la replica di una cosa che non può aver vissuto, non può conoscere. Per quanto riguarda infatti si parla di una denuncia che nessuno ha mai visto, si parla di un'eventuale pistola che chiaramente nella denuncia uno non può denunciare il furto di un qualcosa che non dovrebbe neppure detenere a termini di legge, per cui cioè, si parla di una teoria anche qui basata sul nulla, è una fantasia, è legittima la fantasia, però se si vuole fare un'indagine bisogna lasciarla da parte, inevitabilmente bisogna basarsi su quello che abbiamo, sugli elementi concreti, sugli indizi, ma che siano indizi almeno, che siano degli elementi che ci possano far plausibilmente pensare a qualcos'altro. Qui si parla di un furto che non si sa neanche se c'è stato, si parla di una denuncia e non si sa neanche se c'è stata, si parla di una pistola che non si sa neanche se tenesse in casa, e poi sarebbe anche un pazzo se tenesse in casa una pistola che ha commesso un omicidio. Francamente, se dovessi mettermi nei panni, la terrei più lontana possibile da casa mia. No, cioè, poi La pazzia sarebbe denunciare il furto di una pistola che non puoi possedere perché non hai porto d'armi, e nel momento in cui sei stato anche indagato per un delitto 6 anni prima, e quindi finisci, cioè, subito in galera, interrogato, finisci subito in galera per detenzione d'arma da fuoco o illegale, e poi ti vengono a dire: ah, beh, quale pistola? Quella di Signa, per cui che abbiamo cercato tanto, no? Anche dragando il Vingone, magari andiamo a vedere se è quella. Però a parte questo, torniamo al 74, abbiamo detto qui le indagini durano 20 giorni, quindi abbiamo un guardone che viene poi segnalato, su cui Giovannini. Il Giovannini, che è un mitomane, no? Che a un certo punto si presenta anche qui. No, è il mitomane è un altro. Esatto. Il Giovannini è la persona che viene arrestata. No, aspetta, Giovannini è colui che va da carabinieri dicendo: io ho un alibi. Sicuro? Sì, e dalla no, è il Francini quello che va da carabinieri. Francini. Chiedo scusa, ma a volte si può fare normale. Con i nomi viene indagato un guaritore di scarperia, no? Perché poi abbiamo sempre il santone che spunta fuori nei casi di cronaca italiana, un classico, no? Abbiamo sempre, io dico, il medium o santone, il professore e il super poliziotto. No, questi sono tre classici che spuntano sempre nei casi di cronaca nera italiana. Comunque, fatto sta che le indagini finiscono lì, 20 giorni, viene dichiarato insoluto, 7 anni di buco, non abbiamo assolutamente nulla, passiamo al delitto di Scandicci. Cioè passano 7 anni e avviene il delitto di Scandicci, non siamo di Scandicci. E qui abbiamo la famosa storia di Spalletti, no? Che su cui si è discusso molto, fa discutere ancora oggi. Cioè, questo Spalletti, noto guardone, con l'amico Fabbri, che praticamente conosceva
tutte le zone erano organizzate nello spiare le coppie, nel prendersi i numeri di targa, le abitudini, eccetera, eccetera. Viene arrestato perché l'allora procuratore Izzo scopre che viene a conoscenza del fatto che lui avrebbe dichiarato alla moglie del delitto dei cadaveri prima che si era saputa la notizia, no? Allora, è un punto importante, perché poi questo sta in galera 5 mesi, poi viene scagionato. Quindi, volevo sapere la vostra opinione sull'episodio Spalletti, sul delitto di Mosciano di Scandicci. Andrea. Per me questa è una pista da archiviare abbastanza velocemente e non perderci neanche troppo tempo, nel senso che l'opinione che mi sono creato è che se proprio dobbiamo concedere qualcosa a questa pista è che Spalletti forse potenzialmente può aver visto i cadaveri, ma dico forse, non successivamente, anche su per una questione di orario dall'uscita di casa alla località, ma indipendentemente da questo, se fosse facesse parte se fosse l'omicidio, dall'assioma che abbiamo creato prima c'è cioè un'evoluzione, quindi l'omicida è uno, se fosse Spalletti sicuramente non andrebbe al bar a parlarne prima. Quindi secondo me eventualmente la telefonata, qualora sia esistita, è di Fosco Fabbri che parla alla moglie di Spalletti, e quindi anche in modo scherzoso gli dice che si dia una svegliata, quanto stupido è, va a parlare al bar di quel che abbiamo visto, e qui si chiude la pista. Poi penso che loro si siano creati un'idea dell'identità del mostro in base a un avvenimento accaduto a Fosco Fabbri, e cioè l'incontro con questo personaggio in divisa che gli andò incontro dicendogli: voi guardoni dovete morire tutti, vi ammazzerò se non ve ne andate. Quindi da quel che mi pare di aver capito, i personaggi in questione erano convinti che fosse uno di loro, cioè della polizia, dei carabinieri, pertanto non hanno neppure dato le loro idee a tal proposito. Questo è quanto io penso sia plausibile e possibile al massimo. Giampaolo. La vicenda Spalletti è veramente tosta per un semplice motivo. Spalletti, col delitto avvenuto di sabato sera, Spalletti la domenica va al bar sia la mattina che il pomeriggio, afferma di aver sentito parlare nel bar nel primo pomeriggio della vicenda. La moglie interrogata dice: a me mio marito me ne ha parlato domenica a pranzo, ne sono sicura al 100%. La proprietaria del bar e la sua aiutante afferma con assoluta sicurezza che la mattina vide Spalletti e nessuno disse nulla. C'erano pochissimi in quel momento, la mattina a far colazione c'erano pochissime persone. Lo Spalletti andò via, tornò la domenica pomeriggio, e lei altrettanto sicuramente, così come sicura fu in quell'occasione anche la sua aiutante, disse: nessuno ebbe a parlare o a fare nessun cenno a questo, un fatto di questo genere. Il lunedì mattina uscì la notizia sul giornale. Quindi Spalletti si trovò la domenica a parlare di questo fatto alla moglie, smentito dalla barista di averlo sentito nel bar, e avendo detto che aveva poi, correggendosi, quindi mettendo una toppa ancora peggiore all'errore che aveva fatto, correggendosi dicendo: l'ho letta sul giornale, quando invece non era possibile perché la notizia uscì il giorno dopo. Quindi questo, quindi poi si confuse ulteriormente con gli inquirenti, ed è per questo che gli inquirenti dissero: questo sa per forza qualcosa, perché non può essersi inventato tutto.
qui le cose tornano. Fu sputtanato dalla moglie, che disse anzi che lui aveva aspettato fino alle 2 di notte e lui non era ancora tornato la sera del sabato, quando lui invece disse no, io verso mezzanotte sono tornato a casa. Quindi neanche la moglie gli dette manforte a questo povero disgraziato. Quindi cosa ne deduco questo? Che sicuramente lui vide qualcosa. Era buio, chiaramente. Quello che poteva vedere da lontano un guardone che magari spesso e volentieri si accontentava di sentire dei sospiri è relativo. Questo nessuno lo può sapere. Nessuno può sapere se abbia visto l'assassinio, se abbia visto un momento successivo o se abbia visto soltanto i cadaveri. Quello che secondo me è certo, perché me lo fanno pensare i dati oggettivi delle indagini a disposizione, che lui qualcosa abbia visto. Andrea. Stavo facendo una domanda ma ha già risposto, cioè volevo capire se l'idea era che avesse visto e chi l'eliminazione, lo ritengo altamente improbabile, oppure che avesse visto i cadaveri, e quello lo ritengo anche probabile, al netto di tutte le dichiarazioni che si intrecciano con le tempistiche. Però questo non porta in realtà da nessuna parte, perché se non ha visto il killer, ha visto semplicemente le vittime successivamente, dico, dove ci può portare? Però mentì, poi il fatto che mentì, che avesse mentito spudoratamente in occasioni, ma lo comprendo anche. Questo io è vero. Io fossi un guardone, non andrei a mia moglie a dire in giro che sono un guardone, cioè può essere anche potenzialmente che uno non... Ma la moglie lo sapeva la moglie, ne era al corrente. Vabbè, maggior ragione se lui ne ha parlato alla moglie, quindi c'è un motivo, appunto, ma il problema è che andarlo a dire in giro magari potrebbe essere secondario. Comunque non ci porta in realtà da nessuna parte a seguire la sì, infatti. Cioè, oppure cioè, ragazzi, c'è anche una terza possibilità, no? Che non è stata forse mai valutata, che forse lui non ha visto né il killer né i cadaveri, ma però se ne sia venuta a conoscenza all'interno di quel giro di guardoni, di Fabbri e altri che non sappiamo chi, perché comunque sappiamo che questo era un gruppo che si scambiavano le informazioni, no? Vai lì che c'è quella coppia, c'ha quella macchina di quel colore, vengono dalle 10 alle 11, quindi c'è anche questa possibilità. Lui non vede nulla, però viene a sapere di che ci sono due cadaveri, perché magari lo viene a sapere da qualche altro guardone, perché questo sta in giro fino alle 2 di notte e la voce può girare nel sottobosco, e lui il giorno dopo fa la cavolata di dirla alla moglie. Vero. Cristiano, tu che ne pensi? Sì. Ma direi che c'è poco da aggiungere, cioè il fatto in sé è abbastanza irrilevante, credo, ai fini della vicenda intera, e c'è poco da aggiungere a quello che avete detto. L'unica cosa che posso osservare io, che mi sembra un po' strano, fermo restando che condivido sostanzialmente quanto detto, però il delitto comunque è stato scoperto intorno alle 10, poco dopo le 10, 10 e un quarto, 10 e 20 mi sembra, e che comunque c'è in posti, senza offendere, dove non succede mai nulla, nel giro di un'ora e mezza, due, non fosse già finito, che lo sapevano anche le papere, a me sembra strano comunque, che ne dica la signora del bar, mi sembra un po' strano, era un fatto così eclatante, così clamoroso, che io penso che camminavi per strada e ti cadeva addosso la notizia, probabilmente, se non altro che era successo qualcosa di particolare. Sui dettagli magari se ne può parlare effettivamente, se lui ha fornito anche dei dettagli, però sì, ricordiamo a Rabat tempo un'ora c'era mezzo paese sulla strada, sulle stradine, insomma anche io ci ho pensato che queste dichiarazioni della barista siano un po' strane, eh. Magari sì, si tratta del barista del bar Turbone, eh? Sì, il famoso sì. Bar Turbone. E ho pensato che siano strani anche i comportamenti di Spalletti della domenica mattina, perché la moglie dice due cose. La moglie la possiamo prendere per come un testimone affidabile, perché non è favorevole a Spalletti, anzi è quella che poi alla fine lo mette nei guai. E lei dice la domenica mattina lui si è alzato a fare l'orto, no? Quindi operazione semplice, tranquilla, serena, come si fa molto spesso la domenica mattina, no? A casa propria.
Poi ha finito di fare l'orto, è andato a questo bar e poi lui verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo informa la moglie di questa situazione. Allora io ho sempre pensato che cioè uno che ha girato di notte o ha visto il killer, o ha visto i cadaveri, mi sembra un comportamento molto strano la domenica mattina fare queste cose, perché comunque è un evento tragico, drammatico, hai paura, sei terrorizzato e lui si comporta come se non fosse successo. Sarei preoccupato. Capito? Questa cosa dell'orto che riferisce la moglie mi è sembrata un pochino strana, molto strana. Molto vero. E comunque arriviamo al fatto che si fa cinque mesi di galera, avviene il delitto di Calenzano. Allora molti l'hanno trovato strano perché fuori stagione, cioè, siamo ad ottobre inoltrato, siamo un po' fuori dalla stagione quella tipica del mostro, no? Non è proprio la stagione estiva, però diciamo la stagione buona, no? Quella in cui le coppie escono di più e si appartano di più. Quindi il mostro uccide a Calenzano, automaticamente scagiona Spalletti che viene scarcerato, no? Poi rilascia alcune interviste in TV, nei giornali, poi verrà sempre perquisito tutte le volte che c'è un delitto del mostro di Firenze, però la storia finisce lì. E allora, che cosa possiamo capire dal delitto di Calenzano, dalla psicologia di questo killer? Perché può aver deciso di uccidere in tempi così stretti con Spalletti in carcere? Ma comincio io. Vado io. Sì, sì. Secondo me il delitto di Calenzano è in assoluto il più importante di tutta la serie. Ed è il più importante proprio perché è un'eccezione. Quando hai una serie così uniforme, che tra l'altro è una cosa molto rara, un assassino che uccide ogni anno in estate, eccetera, l'unico delitto che è comunque avviene il secondo in un anno e fuori stagione è un'eccezione e quindi secondo me va studiato con maggiore attenzione. Tra l'altro è anche un'eccezione geografica, non bisogna dimenticare, perché è l'unico delitto che esce dai due cluster del mostro, che sono il Mugello e l'area diciamo Scandicci e sud di Firenze, anzi è addirittura fuori provincia, no? Tra l'altro richiama anche l'attenzione proprio su Prato, che secondo me non è mai stata studiata a sufficienza, cioè il peso di Prato nella vicenda, non solo per le frequentazioni dei sardi, eccetera, ma per esempio, citavo gli articolisti dell'epoca, la vicenda del boricchiatore, che è proprio dalle parti dell'omicidio, diciamo, di Via dei Prati, nei primi anni 70, andava a spaccare, a lanciare dei grossi massi alle macchine delle coppiette, avendo anche ferito qualcuno. È curioso, è un precedente abbastanza interessante questo. Secondo me, tra l'altro, la cosa che più mi colpisce di questo delitto, che mi ha fatto sempre pensare che le prime vittime della serie fossero conosciute, scelte, in qualche modo ci fosse un legame particolare, è il fatto che c'era una piccola finestra attraverso la quale poteva colpire il mostro. Cioè, si può dire che ha colpito fuori stagione perché voleva scagionare Spalletti, si può dire, però si può anche dire che ha colpito fuori stagione perché da lì a una ventina di giorni la Cambi e Baldi andavano ad abitare insieme nella casa che avevano prima di sposarsi, e questo chiaramente avrebbe chiuso le possibilità presumibilmente di colpirli in macchina, perché di solito una coppia quando poi si sposta in casa generalmente fa l'amore in casa, ecco, salvo rarissime eccezioni. Questo mi fa pensare che non solo volesse colpire proprio quella coppia e quella fosse l'ultima occasione, ma che la conoscesse così bene da saperlo, perché non penso che fosse una notizia che avessero messo in manifesti questi. La potevano sapere un numero abbastanza ristretto di persone, diciamo amici, parenti, conoscenti, conoscenti dei conoscenti, assai la Susanna, quella di quella volta, va a vivere, 13, per dire, un centinaio di persone, non di più. Secondo me è un delitto molto, molto importante che andrebbe studiato attentamente.
Sì, è chiaro che succede una cosa che accade sempre tutte le volte che c'è un presunto mostro in galera, cioè il mostro di Firenze potrebbe avere sul piatto d'argento l'occasione che molti serial killer vorrebbero, cioè va dentro un innocente, c'hanno tutti gli elementi per poi incolparlo, io sparisco, smetto di sparare, magari cambio arma, mi sposto, faccio un'altra cosa. Invece tutte le volte che va dentro uno al posto suo è come se volesse ribadire due cose: il mostro sono io, soltanto io, e voi che avete poi, siete usciti sui giornali con toni trionfalistici, no? Ricordiamo Izzo cosa dice a Scandicci, no? E abbiamo risolto il caso, non c'è bisogno neanche che controlliamo i bossoli, no? E praticamente la pratica è chiusa, lo dice quasi subito. Quindi come voler dire, non ci avete capito nulla. Siete sbagliati, avete gridato vittoria, adesso vi faccio vedere che il mostro sono io e voi avete perso ancora una volta. Questo lo fa sempre fino al 1985, no? Francesco Vinci, Mucciarini, Mele, poi si interrompe con Salvatore Vinci, lì è contento, gli basta e finisce tutto. Allora, Giampaolo, questo è... Secondo me invece il delitto di Calenzano rappresenta sì un'eccezione, ma proprio perché è legato al delitto precedente. Secondo me in questa occasione, con Spalletti in carcere e tutta la stampa che appunto parla di Spalletti che avrebbe visto, secondo me il mostro di Firenze si è sentito, ecco, forse l'unica volta in cui è stato effettivamente in difficoltà. Tant'è che poi c'è questa telefonata al fratello di Spalletti, in cui appunto una voce dice digli di star buono e tranquillo che fra un po' uscirà di carcere. Come farà a uscire di carcere? Deve stare zitto. Questo è quello che dice sostanzialmente. E uscirà di carcere perché nel momento in cui lui è in carcere ci sarà un altro delitto. Allora, perché il discorso qual è? Il moto di Firenze poteva anche non colpire a Calenzano, ma non poteva neanche sapere cosa di precisa aveva visto lo Spalletti. Poteva averlo visto bene, poteva averlo riconosciuto, poteva non averlo riconosciuto, poteva aver visto soltanto i due cadaveri. Questo il moto di Firenze non lo sapeva. Sui giornali però è ben pubblicizzata la vicenda Spalletti, e quindi il mostro si trova a leggere dei giornali che un po' probabilmente lo inquietano. Sì, perché scusa Giampaolo, se interrompo, questo è un punto importante. Il tutto scaturisce da una polemica che avviene tra Izzo, il procuratore, e i giornalisti, no? Cioè a un certo punto Izzo si inalbera e dice decido io cosa dovete scrivere, no? Perché fa un po' una retromarcia, si rende conto che Spalletti non è il colpevole come lui aveva trionfalmente annunciato all'inizio, quindi fa un po' una retromarcia, i giornalisti sono desiderosi di notizie perché vogliono scrivere, lui se ne esce con questa affermazione, calmi, prudenza, non andate a scrivere cose, e i giornalisti a quel punto, bene, non ci dai le notizie. Addirittura ci fu la polemica con Spezzi, no? Ricordi? Benissimo, vuoi pretendere tu, giovane procuratore, di dirci cosa scrivere? Allora noi scriviamo da noi, e lì partono fiumi di articoli, praticamente tutti rivolti sulla colpevolezza quasi certa di Spalletti, no? Cioè questo passaggio. Però poi alla fine, in pratica, contro Spalletti non avevano nulla per poter incriminarlo di essere l'autore dei delitti del mostro di Firenze. Quindi è stato 5 mesi, poteva starci 10 mesi, ma alla fine avrebbero dovuto per forza scarcerarlo, perché non sarebbero emersi altri elementi, sì, oggettivamente però parlando. I giornali se ne uscivano con dei titoli, Spalletti sicuramente sa, e il mostro li leggeva questi articoli. E infatti il mostro, il fatto che non avessero nulla contro Spalletti in pratica, questo lo sapevano alla procura, ma sui giornali cosa veniva fuori? Veniva fuori il fatto Spalletti ha visto, Spalletti sa,
Il mostro si trova a leggere queste notizie. Il mostro si può inquietare e allora deve andare ai ripari. Andando ai ripari, telefonata al fratello, digli di stare zitto e buono, che fra un po' lo faccio scarcerare io. E allora si deve mettere a quel punto a colpire del tutto fuori stagione, perché poteva ipotizzare che lo Spalletti potesse resistere in carcere 4-5 mesi, ma già resistere 12 mesi nel silenzio sarebbe stato molto più difficile. Quindi lui doveva anche sbrigarsi, perché quanto poteva resistere questo qui dopo la telefonata al fratello nel però suo silenzio? Qui ti faccio una domanda, te la faccio anche Andrea, no? Perché questo qui ci troviamo di fronte. Mi viene in mente, ecco. Ci troviamo cioè, di fronte. Ci sono questi elementi che mi fanno un ordine logico, mi creano di fronte a me una visione di questo genere in modo naturale. Ecco. No, però a questo punto vi faccio una domanda un po' cattivella, no? Perché tu parli di resistenza, no? 5 mesi sono tanti, eh? Poi sui forum fanno tutti certo. Il rampo. Se c'ero io avrei resistito ugualmente, no? Perché si guardano sempre le serie TV e allora si pensa che la realtà sia quella, però qui parliamo di un autista di ambulanza, una persona normale, poi vabbè c'aveva il vizietto del voyeurismo, però sostanzialmente non ha mai avuto guai con la legge, normale padre di famiglia con tre figli, allora questo si trova in carcere, no? Ti tengono in carcere, non è che ti tengono lì e ti dicono beh se vuoi parlare fai te, no? Questi ti pressano, ti mettono sotto torchio, certo. Ti arrivano e ti dicono guarda che qui abbiamo tutta una serie di indizi che ti portiamo a processo, vai all'ergastolo, cioè vai all'ergastolo da innocente, quello, il vero colpevole sta fuori. Cioè in una situazione di questo genere tu una notte, due, tre, poi secondo me cedi, è difficile resistere 5 mesi, anche perché lui in quel momento non ha l'assicurazione che il mostro colpirà Calenzano. Lui può fare il ragionamento contrario e dire questo si dilegua nel nulla, io rimango qui in carcere, vado all'ergastolo per un delitto che non ho commesso. Ce la fai a resistere così 5 mesi? Ma il problema qual è? Il problema è quanto lui sapeva e quanto lui si è andato a incasinare da solo. Perché lui era perfettamente cosciente di aver fatto una figuruccia con gli investigatori, con gli inquirenti, perché si era contraddetto un sacco di volte, non si era contraddetto a livello tale da poter essere incriminato come esecutore dei delitti, perché però poi alla non fine poteva, non bisogna poteva, avere qualche elemento in più per dirlo, ecco, però per non poter non condannare poteva, una persona. Non poteva liberarsi facilmente dicendo va bene, ho fatto un sacco di casini, un sacco di contraddizioni, però alla fine io non è che voglio finire in carcere per un delitto non commesso. Vi confesso che quella sera ho visto i cadaveri, sono arrivato dopo, ho visto due cadaveri, questo ve lo posso dire. Cioè, questa è una scappatoia molto facile, molto semplice, anche perché poi il vero killer cosa poteva volere da un testimone che non era in grado di dire nulla. Considera però che aveva anche un avvocato con cui si consigliava, perché il discorso poi del legale che affianca il carcerato spesso e volentieri non viene mai fuori, però è il legale che poi sulla base degli elementi utili alla difesa stabilisce una linea difensiva. Questo è da tenere in considerazione. Poi è chiaro che in questa vicenda non si può dare nulla per certo, perché non c'è nulla di certo. C'è Cristiano che vuole intervenire. Volevo dire una cosa proprio in merito alla questione. Io penso che tante volte, mia opinione, si sia sopravvalutato, diciamo, la progettualità del mostro, la sua intenzione di essere sempre un po' dappertutto, fare un pochettino tutto, e si siano soprattutto sovrainterpretate le sue azioni, un pochettino come si è sovrainterpretato per esempio la questione della lettera della Monica nell'85, che si dice ma l'ha fatto per vendicarsi e aspetta 3 anni per vendicarsi, così allo stesso modo dal punto di vista del mostro
mostro possiamo presumere che non conoscesse Spalletti, comunque Spalletti non aveva nessun debito di riconoscenza nei suoi confronti, quindi se io fossi stato il mostro e avessi voluto colpire per scagionare Spalletti, io colpivo il giorno dopo, perché appunto, come dicevamo, non lo lascio neanche una notte in carcere a questo, perché magari cioè, si è visto parla, se il mostro poteva avere, se il mostro avesse avuto il sospetto che Spalletti potesse aver visto qualcosa, io non avrei lasciato neanche una notte in carcere, avrei colpito il giorno stesso in modo da levare ogni dubbio, perché aspettare tutti quei mesi, chi dava la sicurezza che Spalletti stava zitto, una telefonata e boh, poteva anche essere un ben intenzionato che sa le cose della legge, dice guarda che questi non c'hanno niente in mano, stai zitto che se parli fai solo casini e vedrai che tra un po' esci, per dire. Sì, poi sulla storia delle telefonate si potrebbe scrivere un romanzo, perché insomma arrivano queste telefonate che non si capisce mai se sono quelle di Fabbri, no? Che anche lui strane che c'ha i piedi che gli scottano, no? Che quindi ha paura, che cioè sostanzialmente Fabbri a me che cosa fa pensare? Fa pensare a uno che c'ha paura di essere mischiato, no? nella vicenda, no? Quindi c'è questo spostamento di orari che poi si ricollocano ad un orario antecedente, però e poi ci sono altre telefonate strane, però di chi sono effettivamente queste telefonate non si è mai capito con sicurezza, o sbaglio, Giampaolo? Ma sembra che siano effettivamente di questa persona che appunto si autodefinisce, insomma, in termini pratici, colui che ha commesso il delitto. Però la sicurezza chiaramente io non ce l'ho. Sì. Allora, infatti quello che ho detto è una mia opinione, quindi in quanto opinione opinabile. Sicuramente sì. Allora, chiaramente finisce l'81, nasce ufficialmente, diciamo così, il mostro di Firenze, perché a questo punto viene collegato il delitto del 74, non ancora quello del 68, quindi se abbiamo il delitto del 74 più 2 con la stessa pistola nell'81, siamo di fronte a un serial killer, no? Questa definizione un po' è scioccante per il pubblico italiano, perché fino ad allora, diciamo la verità, si pensava che fosse un fenomeno che si potesse vedere solo nei film, no? O negli Stati Uniti d'America, no? In Italia queste cose non ci sono, invece siamo di fronte a un serial killer che poi ha un nome particolare, il mostro di Firenze, che viene coniato da Mario Spezzi. Quindi arriviamo al delitto di Baccaiano, e lì abbiamo la questione del cittadino amico intorno al 19 luglio. È chiaro che questo è un aspetto fondamentale per quanto riguarda la pista SAD, perché se parliamo di segnalazione anonima, cioè di uno che a un certo punto indirizza con insistenza gli inquirenti verso il delitto 68, e dobbiamo spiegarlo nell'ottica della pista SAD. Allora qui Andrea Vinci aveva una teoria molto interessante. Diciamo che si ricollega probabilmente al motivo per cui il killer avrebbe usato anche la stessa pistola. Cioè io mi sono fatto questa idea sostanzialmente. Allora, dopo il 73, siccome era chiaramente diamo per assodato che Mele fosse a conoscenza dell'identità del killer, e pertanto avrebbe potuto comunque incastrarlo durante il periodo processuale. Dal 74 continua ad utilizzare la stessa pistola, dal mio punto di vista, perché psicologicamente si crea una sorta di si sedimenta una convinzione, cioè una certa sicurezza nell'utilizzo della pistola, perché qualora fosse andato male qualcosa, e questo si collega al fatto che potevano esserci mille, se qualora fosse andato male qualcosa, automaticamente avrebbe potuto incastrare Francesco Vinci. Pertanto, che cosa accade nel 1982? C'è un bluff della procura. Iniziamo a ragionare come se fosse una partita a scacchi. La procura
fa una bella mossa. Della Monica convoca una conferenza stampa e dichiara di essere a conoscenza di fatti importanti che porteranno molto presto alla cattura del killer. Questi fatti sarebbero stati riportati dalla vittima, in questo caso il Mainardi, e attenzione, uno dirà: ma cosa vorrete che abbia visto Mainardi? Attenzione, diamo un secondo, cerchiamo di capire la dinamica. È l'unico momento, l'unica volta in cui abbiamo due fari che puntano sul killer, perché tecnicamente lui era immobile. Se Mainardi, sono due opzioni: se Mainardi fa retro, sicuramente illumina il killer a giorno. L'opzione 2, se il killer sale in macchina, tecnicamente potrebbe essere stato visto da Mainardi. Quindi abbiamo due opzioni. Ora qui, a differenza di Spalletti, che potenzialmente potrebbe, cioè io reputo che il killer sapesse di essere solo, altrimenti non avrebbe mai colpito con certezza. Quindi in questo caso invece abbiamo la certezza che la vittima, o quantomeno la presumibile certezza che la vittima potenzialmente poteva essere viva. Quindi ora abbiamo un personaggio che tecnicamente è un maniaco del controllo, dal mio punto di vista, cioè è ben organizzato, eccetera. Però è anche un essere umano, chiaramente, che avrà delle paure. Ora, se mi immedesimo nel personaggio, sinceramente, in questo caso avrei provato una certa angoscia. E se mi immedesimo in un personaggio che è il maniaco, che è il maniaco del controllo, in questo caso la palla e il controllo non ce l'ha più il killer, ce l'ha la procura, perché la procura dice di avere elementi utili per la cattura. Casualmente, dopo circa neanche un mese, arriva questa lettera di segnalazione che dovrebbe essere teoricamente riportata da Tricomi come segnalazione anonima in un momento, e come foglio di giornale, che comunque sarebbe comunque una segnalazione anonima, che riporterebbe al delitto messo a segno, o quantomeno al processo di Mele, o comunque in ogni caso a un altro giudice omicidio. Ora, come logica, potenzialmente uno potrebbe reputarla rischiosa. Effettivamente dici: cavolo, ma se lui era presente riporti tutto a quel delitto, potrebbe sembrare illogico, sempre che nella sua mente questo tipo di azione non fosse già, in questo caso non dico premeditata, ma fosse già un'eventualità già preorganizzata mentalmente già nel 68, nel senso che se qualcuno mi potesse mettere in mezzo, io che cosa potrei fare? Potrei far trovare la pistola a casa di, facciamo un esempio, casa, nell'ovile di Francesco, tanto abbiamo già, è già stato, in realtà lui è già prescelto, diciamo che se di fianco a Mele chiunque metterebbe Francesco, quantomeno Palmerio Mele, Giovanni Vinci, tanto potenzialmente il killer avrebbe potuto segnalare, consideriamo che una bugia che ha 90% di verità diventa perfetta, perché porterà la procura a Francesco Vinci. Se poi lo vorrò incastrare, lo verificherò dopo, intanto li porto in quella direzione. Dopodiché abbiamo Francesco Vinci che entra in carcere, chiaramente scopre che effettivamente non ci sono dati oggettivi tangibili che possano far portare Francesco a processo. Francesco è a conoscenza della dinamica che si è messa in atto e scopre probabilmente, che, se non è lui in questo caso naturalmente, che la pistola è tornata e quindi potrebbe potenzialmente diventare un pericolo, perché sì, Francesco sa, però io nel frattempo potrei averlo incastrato piazzando la pistola nell'ovile, quindi mettendo in atto il mio piano iniziale che mi ha sempre reso sicuro delle mie azioni, cioè psicologicamente, perché ricordiamoci che è un essere umano che ha anche le sue paure, compie i suoi errori, come abbiamo visto nel 68, nel 74 ne compie di errori in realtà. Quindi potenzialmente l'anonimo, i tre messaggi anonimi di quelli non saprei dire, io mi baso su quello che dice Tricomi, questo per me è l'anonimo, e oltretutto dobbiamo andare ad analizzare il maresciallo Fiori. 17 luglio, maresciallo Fiori, abbiamo poi il cittadino amico, il trafiletto, il 20. Comunque queste dinamiche mi fanno pensare che in ogni caso il cittadino amico esista, che potenzialmente potrebbe essere il killer, che ha segnalato l'omicidio di Signa, cioè il primo omicidio, e avrebbe potenzialmente portato in carcere proprio Francesco Vinci, perché fondamentalmente poteva anche essere un attore protagonista dell'azione omicidiaria iniziale. Quindi questa è la mia idea, che sembra
troppo articolato. Quindi tu praticamente stai proponendo un'azione fotocopia, se così si può dire, a quella del 1968, cioè che cosa era successo nel 68, il 28 agosto, quindi parliamo di sette giorni dopo il delitto. Salvatore Vinci era andato dai carabinieri a dire: so che mio fratello ha una pistola, me l'ha detto mia cognata, e riferisce questo fatto piuttosto strano. Poi vanno a vedere, c'è la famosa storia della custodia che non potrebbe contenere la pistola, però c'è, ci sarebbe un foro applicato, insomma, tutta quella storia lì. Però c'è questo fatto, no, che sembra quasi che Salvatore Vinci, forse quando si sente alle strette a un certo punto, è come se volesse dirottare gli inquirenti sul candidato più papabile, che insomma era quello anche con i precedenti penali, con il vestito da killer più bello di tutti, no? Quindi tu pensi che... Cioè, non dico che forza sia Salvatore Vinci ad aver compiuto questo tipo di azione, perché potenzialmente il Mister X che poteva essere, con facciamo l'esempio con Francesco Vinci a Signa, potrebbe aver compiuto comunque questa azione, perché consapevole di quello che era già accaduto, cioè che già Salvatore stava accusando Francesco all'epoca. Certo, mettendo insieme queste due cose porterebbe a pensare che l'attore principale di questa visione sia chiaramente Salvatore. Giampaolo, tu ci hai fatto una puntata molto interessante col Blasco, no? Sì, certo. E cosa ne pensi di questa ipotesi di Andrea? Ma sicuramente è un'ipotesi che deve essere presa in considerazione, proprio alla luce del fatto che quando il fratello viene scagionato in qualche modo dal Mele nel 68, adombra sospetti sul fratello minore, sembra quasi in accordo con lo stesso Mele, perché anche il Mele adombra, non accusano direttamente, ma fanno posare dei sospetti sopra le persone, per cui per certi aspetti è ancora peggio, perché comunque non passano da accusatori, passano da persone che hanno saputo in qualche modo questa notizia, però poi alla fine questa notizia ha un impatto di un certo tipo, che serve per buttare l'attenzione addosso a una specifica persona. Perché farla buttare addosso a una specifica persona? Sostanzialmente per convenienza. Non vedo altri motivi per cui ci debba essere in qualche modo un'entrata gamba tesa, come si suol dire, in questo modo contro un fratello o comunque contro un amico, perché Francesco Vinci era anche un amico di Stefano Mele, era un grande amico, aveva lavorato tanto insieme, frequentava casa sua. Quindi ecco, sembra quasi che si fossero messi d'accordo nel gettare in cattiva luce, fare un fuoco incrociato su questa persona. Dice, questo fuoco incrociato da qualche parte porterà, insomma. Però perché fai un fuoco incrociato? Perché evidentemente hai una convenienza a farlo, sostanzialmente. È chiaro che qui c'è un profondo dilemma, no? Perché si dice, chi ha mandato quella segnalazione è uno che conosce i fatti del 68, ci sarebbe questo articolo di giornale, sì, legato alla segnalazione, anche la dicitura, questo non possiamo sapere, ce lo dice Spezzi, no? Andatevi a rivedere il delitto di Perugia. È chiaro che poi i contestatori, i critici della pista sarda dicono, ma questo dimostra che il segnalatore, cioè il mostro di Firenze, non può far parte del gruppo dei sardi, perché mai avrebbe segnalato quel delitto, ma anzi fa un depistaggio, porta gli inquirenti su una falsa pista. Cristiano, sul cittadino amico. Ma se posso aggiungere una cosa prima, però, in questi ultimi giorni io pensavo proprio a questo fatto.
quando si arriva il trafiletto di giornale con il retro scritto perché non andate a vedervi il processo di Perugia, questo discorso di Perugia mi ha fatto un po' riflettere, perché se noi andiamo a vedere i giornali dell'epoca, il processo che ebbe una eco in qualche modo abbastanza pesante, almeno per i giorni in cui durò il processo, sulla vicenda, fu il primo processo del 1970. Perché il processo d'appello, in corte d'assise d'appello, che fu fatto a Firenze, durò soltanto 2 giorni. Ripresero in mano le carte e ci fu la sentenza. Il processo in Cassazione, che annullò la corte d'assise d'appello, durò un giorno soltanto. Ci fu una sola seduta e in un'unica seduta decisero di annullare il secondo grado e rifare un altro secondo grado. Il processo di Perugia, a sua volta, durò solo 2 giorni. Quindi il nuovo secondo grado, il rinnovato secondo grado, durò solo 2 giorni. L'impatto mediatico dei 2 processi di secondo grado e del processo di Cassazione fu pari a 0. Perché allora andare a scrivere il processo di Perugia? E soprattutto, scusa Giampaolo, perché lui non scrive andatevi a vedere la pistola che è la stessa? Ma noi ci stiamo basando su... No, ma quello che voglio puntualizzare è che a livello mediatico si ricordava il processo del 70, non il processo del 73 a Perugia, perché non aveva avuto nessun impatto mediatico. Questa cosa mi fa pensare il fatto che l'impistamento, perché non c'era da depistare da nessun'altra pista, fino a quel momento gli inquirenti erano al buio completo. Quindi non c'era da depistare, perché non c'era da togliere da una pista un qualcuno per mandarlo su un'altra artificiale. Non c'era nessuna pista. Quindi quello che fu detto e quello che fu fatto sembra un qualcosa, sembra logicamente un qualcosa che ti dia una soffiata in una certa direzione. L'unica poi pista vera che fu seguita fino a quel che iniziò a essere seguita, perché prima non ce n'erano state di piste, nessuna pista sostanziale. E quello che mi fa pensare del fatto di Perugia è che solo una persona che ha seguito tutti i processi sapeva che il processo di Perugia era quello che completava e conteneva tutti gli altri. Poteva forse essere uno dei legali che ha partecipato a tutti e 4 i gradi di giudizio a aver fatto o aver dato questo input? Beh, c'è questa possibilità, come c'è anche la possibilità, io ho pensato anche questo tra le altre, anche un parente dei Lo Bianco. Ma un parente dei Lo Bianco avrebbe detto il processo del 70, non il processo di Perugia. Sì, sì. Il processo di Perugia ebbe un impatto minimo anche nella variazione, solo un impatto minimo nella variazione della pena del detenuto, che diminuì leggermente, non ebbe altro impatto, e come impatto mediatico fu 0, perché durò solo 2 giorni. Quello che ebbe impatto mediatico fu il processo del 70, dove furono ascoltati tutti i testimoni, dove ci furono tanti articoli di giornale, dove si seguì, dove la popolazione ebbe la possibilità di seguire il caso. Seguì il caso nel 70, nel 71, nel 72, nel 73 nessuno seguì più nulla, perché erano soltanto piccoli aggiustamenti rispetto alla prima sentenza, alla fin fine della fiera. Quindi il fatto che qualcuno dicesse il processo di Perugia, perché non dici il processo di Firenze del 70?
Processo di Perugia perché? Perché probabilmente era qualcuno che aveva seguito tutto l'iter, quindi o un più che un familiare, il familiare avrebbe detto il processo del 70. O addirittura il delitto di Signa, direttamente diretto, il delitto di Signa avrebbe detto. Il processo di Perugia è un qualcosa di cioè da tecnici. Sì, perché sì. Sanno che probabilmente qualcuno che sapeva che i Faldoni potevano teoricamente essere ancora tutti a Perugia, quando poi si scoprì che erano già stati riportati a Firenze. Però mi dà più l'idea di un legale, di uno dei legali, che ora non c'è più nessuno, che abbia seguito, infatti ci sono stati dei legali di parte civile e della difesa del Mele, che seguirono tutta la vicenda in tutte e quattro i gradi di giudizio. È la definizione di Perugia che mi ha fatto pensare. Oh, mettiamo che sia un legale che ha seguito tutta la parte tecnico-giuridica fino alla fine, anche quella che ha avuto meno risalto sui giornali, come dici tu, no? E come poteva sapere che la pistola era la stessa? Questo è il problema. Probabilmente non è che lo sapesse. Non lo sapeva. Aveva intuito, siccome poteva aver avuto un'intuizione come chiunque. Ah, infatti. Perché il punto è questo, i punti sono due, no? Non è detto che lo sapesse. Che è un intuito, allora lì bisogna basarsi sul fatto che il caso del mostro di Firenze diventa famoso, sono tre delitti, tutti ne parlano, e c'è questo legale che a un certo punto ha questo intuito, che è tutt'altro che clamoroso, no? Perché alla fine quando una vicenda diventa famosa, insomma tutti ne parlano, ti può venire se hai seguito un delitto in quel modo come quello di Signa, no? Però poi c'è il discorso dell'articolo di giornale, no? Certo. Allora, e molti dicono, chi può essersi conservato un articolo di giornale vecchio di... Però chi era parte in causa? Cioè nessuno, voglio sapere in quale verbale è scritto che l'articolo di giornale riporterebbe proprio il processo del 73. In realtà non c'è scritto questo nei verbali, questo è quello che dice Spezzi, ma Spezzi è un giornalista, cioè interpreta. Tricomi non parla, sì, ma Tricomi, l'ho letto anch'io, sì, ma so, sono le memorie di Tricomi. Lui quando spiega chiaramente, arrivò un maresciallo nel mio studio e portò un foglio di giornale che riportava a quello che si ricorda sostanzialmente. Cioè, sì, certo. Siamo attenti, io mi concentro, per me è importante, mi fido di Tricomi sotto il punto di vista del fatto, cioè arriva il maresciallo, lo foglio di giornale. Poi un altro fatto che avvalora la tesi dell'esistenza, che lo scrive nella rogatoria Barranca, dove precisa che c'è un anonimo, quindi questo mi dà una segnalazione. Però è il momento in cui accade questo che mi stupisce, cioè nell'82, dopo neanche 20 giorni che i giornali iniziano a parlare dell'omicidio Mainardi e di quel che dice appunto la procura, che avrebbe degli indizi gravi nei confronti di qualcuno, arriva casualmente l'anonimo. Cioè l'intuizione dell'avvocato in questo caso, potenzialmente plausibile, però diventa clamorosamente compatibile in base a una tempistica in cui il killer tecnicamente avrebbe dovuto avere un timore notevole, se è un essere umano normale. Quindi quello mi fa pensare come probabilità che sia più facile che sia il killer Cristiano, cioè le tempistiche. Io direi che personalmente sono abbastanza più dell'idea di Giampaolo, nel senso che credo che non credo assolutamente che fosse il killer, ma per un motivo, oltre per il fatto appunto che non è un depistaggio ma è un impistaggio, questo clamoroso, voglio dire, quindi è una zappa sui piedi, voglio dire. C'è anche il fatto comunque che, ammettendo che la mossa di questo ipotetico mostro fosse dettata dalla paura, dallo stratagemma di Della Monica, no? da questo articolo, cioè che cosa che poteva temere l'assassino? Che Mainardi l'avesse riconosciuto, perché non penso che voglia, cioè quindi sapeva di essere conosciuto da Mainardi, ipoteticamente, se avesse avuto paura.
per cui Mainardi poteva aver detto è Pinco Pallino, oppure è il gelataio di Montesperto, che ne so, qualche cosa di comunque caratterizzante. Ma il mostro non è un ingenuo, non è uno sciocco, se teme che gli inquirenti abbiano una testimonianza qualificante di una vittima, di un testimone oculare, non c'è depistaggio che tenga, cioè comunque vengono a vedere. Non mi sembra tutta questa grande strategia, non mi sembra tutta questa grande depistaggio, voglio dire, nel momento in cui se avessero effettivamente avuto qualcosa in mano, non si faceva certo distrarre. Poi soprattutto una lettera, una lettera che, cioè, si affida alle Poste Italiane, voglio dire, ma non perché sono le Poste Italiane, ma voglio dire, piuttosto fai. No, vabbè, diciamo, Cristiano, che insomma le Poste Italiane all'epoca non erano quelle di oggi. No, è vero. Insomma, ma dico, piuttosto fai una telefonata, capito? Se vuoi avere comunque, se vuoi gettare subito una cortina fumogena, se vuoi comunque. Poi bisogna anche considerare, io lo chiamo l'effetto Villoresi, no? Perché c'è un precedente che è proprio quello di Antonio Villoresi, che all'indomani di Mosciano, senza alcun elemento se non la memoria, fa il collegamento con Rabatta, e non è che avesse le perizie balistiche, gli è venuto in mente, ma magari così ci ha azzeccato, può essere che questo anonimo semplicemente detto ma magari così, e ci ha azzeccato anche lui, non ci avesse azzeccato. Cioè, sì, questa cosa, diciamola, che comunque era stata allestita una camera, adesso mi verrebbe da dire una camera ardente, no? Però vabbè, una camera alla caserma di Borgo Ognissanti, in cui c'erano dei carabinieri che erano addetti proprio allo smistamento di tutte, sì, queste segnalazioni che ne arrivavano a centinaia. E quindi non è che fu la sola segnalazione, quindi esatto. Ne hanno mandato una, ce n'era una marea, le smistavano, le leggevano tutte, si parla di centinaia di settimane, perché poi nel frattempo si erano un po' attivati tutti. Tricomi già nei mesi precedenti aveva spedito informative, no? Cercava dei collegamenti con altri delitti. E poi, come hai detto tu, lo stesso tipo di collegamento venne fatto nel 74, sostanzialmente da un intuito, solo che nel 74 nessuno ci ha visto niente di clamoroso, no? Perché poi alla fine non c'era tutta quella vicenda di Signa, diversamente dal 74, no? Chiaro, quindi sì, ma cioè, secondo me ci sono delle forti possibilità che sia stato semplicemente qualcuno, magari giustamente tenendo per buona la questione di Perugia, qualcuno comunque che faceva parte, magari giusto un difensore, che è bello per un avvocato difensore passare comunque per uno che fa le soffiate alla polizia, non lo so, comunque ha voluto mantenere l'anonimato, ci sono N motivi per cui può averlo voluto fare, ecco, quindi io tenderei a pensare così, in quest'ottica un po' di innocenza, ecco, un cittadino anonimo come un cittadino amico, come comunque una, così, un cittadino amico, ecco. Allora, e quindi, ragazzi, scusatemi, quindi la sostanza è che si va sul 1968 e lì si pensa di avere praticamente il caso praticamente risolto, no? Un caso facile, abbiamo Stefano Mele da andare a riprendere, finalmente ci dirà chi era con lui a fare il delitto a Signa 1968, quindi la pistola è sempre lì, solo che la situazione si fa drammatica, perché insomma in quel caso Stefano Mele comincia a riaccusare in serie tutti quelli che aveva accusato nel 1968. Il primo è Francesco Vinci, cioè nell'82 Rotella lo va a prendere e lui fa il nome di Francesco Vinci. No? Poi c'è il delitto di gioco, gli viene scagionato e lì saltano fuori Piero Mucciarini e Giovanni Mele. Poi delitto di Vicchio, vengono scagionati anche questi, alla fine si arriva alla versione finale, che è quella di Salvatore Vinci, e per la prima volta si scopre anche che in realtà il rapporto tra Stefano Mele e Salvatore Vinci non era quello normale che aveva un po' con tutti gli altri amanti della moglie, ma era un rapporto di sostanzialmente convivenza 3, e qui si chiude sostanzialmente il circolo delle accuse, e lì avremo praticamente gli inquirenti
che si fiondano su Salvatore Vinci e viene redatto il rapporto Torrisi che noi oggi conosciamo, c'è il rapporto Torrisi più un allegato, e in cui sostanzialmente loro arrivano, parliamo dei carabinieri Torrisi dell'hotel, alla convinzione che poi Salvatore Vinci fosse l'uomo giusto, no? Mentre invece dopo Giogoli si crea la spaccatura, per cui la polizia dice no, siamo su una falsa strada, ripartiamo da zero, creiamo la SAM, e quindi lì si dividono le piste investigative. Questo è il percorso fino all'arresto. Sì. Sono le 23.55, siamo in chiusura. Sì, allora facciamo un'ultima considerazione, no? Praticamente, allora, la pista SAD, no? Si è discusso tanto, ci sono tante varianti su questa pista, Carlo, la pista Cannella, però è chiaro che l'uomo che è sempre libero per tutti i delitti è solo e soltanto uno, no? Quindi praticamente la pista di Salvatore Vinciani si poggia su due basi fondamentali, che sono il delitto di Signa, il percorso della pistola e sostanzialmente il fatto che solo un uomo è libero fino alla fine per tutti i delitti, e poi quando questo viene arrestato i delitti sostanzialmente finiscono. È chiaro che poi, se parliamo di questo, che Salvatore Vinci, lo possiamo dire perché questo è scritto nel rapporto Torrisi, e c'è sempre il problema un po' del movente, no? Quale potrebbe essere movente che lega questo soggetto a tutti gli 8 duplici omicidi, anche considerando gli intervalli tra gli omicidi. Gianpaolo. Ma il movente sostanzialmente è da ricercare in un omicidio, ma in una serie omicidiaria di questa portata il movente è psicologico, si entra nel campo dell'inconoscibile. Non è un movente passionale, non è un movente economico, che sono circostanziati, sono di circostanza, mi inducono in questo caso a commettere un efferato omicidio. Qui il movente deve essere ricercato nella mente, a livello psicologico, perché quando si comincia a parlare di escissioni atroci di questo genere, è chiaro che alla base non c'è solo una voglia di uccidere. Poi io chiaramente qui mi fermo, perché non sono uno psicologo, non ho una preparazione da psicologo, cioè ho una preparazione da sociologo, che è un'altra cosa, che studia le relazioni fra le persone, ma questo è un qualcosa che è all'interno delle persone. Quando si tratta di omicidi seriali di questo genere, come quello del caso del mostro di Firenze, chiaramente qui si entra nell'ambito della psiche, quindi interiore all'uomo, non esterna all'uomo. Quindi sì, parlare di movente quando parliamo di profili, no? Parliamo dei famosi tre profili ufficiali che sono stati fatti, realizzati da De Fazio, FBI e Bruno, no? Quindi sostanzialmente un appunto che si fa spesso, che nessuno dei membri di questo gruppo di sardi corrisponderebbe. Poi è chiaro che è un discorso molto ampio, molto difficile. Secondo il mio modesto parere, le entrate in scena di questi profili ha solo complicato il tutto. E poi il tutto è stato complicato da secondo me, purtroppo, da certa carta stampata. E poi c'è un secondo dilemma, questo voglio chiedere a Andrea, perché nel primo delitto uccidere una persona conosciuta, chiaramente conosciuta, e poi spostarsi verso altre vittime con cui non hai legami, quindi un delitto che è rivolto verso una persona conosciuta, hai quell'obiettivo, la vuoi uccidere perché sei geloso, perché c'è tutta una serie di motivi, e poi spostarsi verso dei delitti seriali su persone che non sono a te conosciute. Innanzitutto bisogna fare una premessa, che vabbè, non ne abbiamo parlato, nel 74
abbiamo un dato oggettivo, tecnicamente la Pettini fu seguita da un uomo di 35 anni, non siamo certi che sia il killer, però potenzialmente potrebbe rientrare tra i papabili. Quindi può essere che nel 60, sempre basandosi su ciò che accade nel 68, quindi conoscendo la persona, scelse pure la vittima. Chiaramente in quel caso si rese conto della difficoltà logistica, chiaramente, di dover seguire la vittima per poi compiere le azioni che deve compiere, e avrà cambiato semplicemente modus operandi, quindi invertendo i fattori, scegliendo il luogo e non più la vittima. Quindi sostanzialmente lui nel primo delitto uccide una persona conosciuta nella sua mente, come se avesse realizzato un prototipo di delitto che poi successivamente sposta verso persone che lui non conosci, che non fanno parte della sua cerchia. Nel senso che il primo delitto ha una motivazione differente, cioè vuole uccidere la Loci ed eventualmente anche lo Bianco, questo non possiamo sapere se vuole succedere entrambi, però una motivazione più semplice. Da lì in poi c'è un'evoluzione, però questa evoluzione, cioè, non è ancora ben chiaro, può essere che in quel caso abbia scelto una persona che abbia proprio ispirato questa tipologia di azione, quindi per questo posso ricollegarlo all'unico dato oggettivo che abbiamo, che fu seguita da un uomo di 35 anni dalla stazione fino al lavoro. Se se ne accorda, evidentemente deve essere accaduto qualcosa di particolare. Oltretutto, sempre nel calcolo della probabilità, è difficile che una donna si renda conto di essere seguita e successivamente dopo due mesi muoia. Comunque, potenzialmente potrebbe accadere che, non dico che la conoscesse materialmente, ma che in quel caso abbia seguito la vittima o le vittime. E comunque, qui chiedo a Cristiano, comunque nella vita molto movimentata di Salvatore Vinci, la cronologia è molto particolare, no? Perché è una vita molto turbolenta, molte mogli, molte compagne, sin dalla Sardegna, no? Famosa Barbarina Steri. Però sostanzialmente le sue vicissitudini con moglie e compagne hanno una cronologia molto particolare, perché sembrano accadere sempre in prossimità delle azioni omicidiali del mostro. Cioè, noi abbiamo questa successione che Sardegna, la moglie lo lascia, vuole andare via di casa, la moglie fa alla fine, che fa? Nel 68 la Locci lo ha lasciato in virtù di amanti più giovani, più freschi, più giovani, e la Locci fa la fine che fa. Nel 74 c'è la famosa separazione con la moglie, con la compagna o moglie, delitto del 74. La prima separazione. Poi la moglie si è andata per un certo periodo di tempo, non è in grandi condizioni economiche, torna a casa, più niente fino all'80, nell'80 divorzio, ricovero ospedaliero, condizioni psicologiche molto critiche, e lì abbiamo la serie micidiale dall'81 fino all'85. Ecco, è una cronologia un po' strana, sembra quasi un orologio svizzero, di quegli orologi molto precisi, no? Poi saranno tutte coincidenze, però qualcosa da pensare. Di questo ne ha parlato molto anche Cecconi e Monastra, no? Nel libro che ha avuto una riedizione recentemente, no? Lui puntava molto su questa cronologia di eventi che riguardano un po' la vita sentimentale di Salvatore Vinci. Purtroppo, come dico sempre, la maledizione di questa indagine è un po' il fatto che troppe persone hanno troppe coincidenze o personali o geografiche o situazionali. Salvatore Vinci è indubbiamente uno di quelli che ne ha di più. Ed è effettivamente, cioè, al di là dell'idea che mi sono fatto io personale, è effettivamente uno dei candidati più papabili sarebbe. L'obiezione principale che posso fare contro Salvatore Vinci è questa, che ammesso e non concesso che gli si possa considerare responsabile della morte della prima moglie e forse anche di un omicidio abbastanza simile, che è quello di Luisa Meoni, sono due delitti molto 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 diversi rispetto a quelli del mostro. Cioè, la morte per soffocamento, ma proprio per asfissia,
è qualcosa di molto distante, di molto, che tra l'altro si collega anche con le descrizioni che ne faceva il figlio, di una persona come di un pusillanime, comunque di una persona che se la prendeva magari con le donne, con i bambini, ma che non affrontava a faccia aperta qualcuno. Non è la persona comunque che quando la pettini reagisce, le si butta addosso, la coltella al cuore, non è la persona che va a inseguire Caracciapini dentro al bosco, al buio, e non mi sembra lui. Soltanto questa obiezione si può fare, che non è molto solida, però psicologicamente non mi sembra ecco, adatto come candidato. Sì, è chiaro che poi da qui sono nate molte teorie. Non ti sentiamo più, Lorenzo. L'abbiamo perso, Lorenzo. L'abbiamo perso. Ragazzi, comunque siamo in chiusura, pertanto ringrazio tutti. Grazie a te. Grazie. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte. Sentite? Buonanotte a tutti. Lorenzo, ci sei? Buonanotte. Non c'è. Vabbè, no. Buonanotte a tutti. Alla prossima, a giovedì prossimo con la notte del mistero. Florence, buonanotte a tutti. Mi sentite? Sì, ora sì, Lorenzo. Ci sei? Non c'è. Vabbè. Buonanotte a tutti. Sì. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. Mi senti? Ho messo la labbra, sfiori la lingua, bisogna ascoltarsi il ventre che strilla dentro i suoi occhi specchi di vetro. Se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. Rossa nella mia stanza, gli angeli danni se parli di morte. Quando tu gridi apri tutte le porte. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla punta ridendo, sei sempre seduta. All'ombra del vento, cantando il suo male, sulla punta ridendo. Oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene, oh Marlene.